Amici di Formula Italian Team, buonasera, benvenuti! Buona serata, Lobeschi, tutti quelli che ci stanno salutando dalla chat. Stanno arrivando i primi caldi, sta arrivando l'estate, ma sta arrivando anche F1 23. La nostra marcia di avvicinamento continua. Terzo episodio di Final Lap. Abbiamo esaminato le due categorie al 50%. Prima la Prime, dopo la Sport. Stasera tocca alla... Prima la Prime, dopo la Sport. Stasera tocca alla Pro. Quindi si va al 100%, stavolta cambiano un pochettino, qualcuno insegna a Mazzoni a usare Skype. Oh no, cosa sta succedendo sulla F1 dimenticata? Che ragazzi, allora dobbiamo dirlo, mi tolgo pubblico, ma sulla F1 dimenticata stasera c'è ospite Gianfranco Mazzoni. Andate a nome nostro a dire, facciamo un ride alla F1 dimenticata stasera. Il mitico Gianfranco Mazzoni, che dire ragazzi, quanti ricordi. Signori, dicevamo, parliamo della Pro League questa sera. Allora vado subito a presentare coloro che saranno i miei compagni di viaggio in questo Rewind. Primis, colui che è stato per largo tempo durante la stagione il mio compagno di avventura in Pro League, ovvero Simone Fracchiolla. Ciao Luca e buonasera a tutti ragazzi. A coadiuvare il tutto, lo vediamo, sta sistemando la webcam così c'ha un'angolazione più bella, migliore, nel profilo, Andrea Badolato. Buonasera. Perfetto. E quindi andiamo a rivivere quella che è stata questa Pro League. Simone, intanto partiamo con un preambolo. Ci siamo trovati di fronte a una stagione super intensa fino all'ultimo, praticamente siamo arrivati, è stato l'unico campionato insieme alla Master League che si è protratto fino all'ultima gara. Sì, assolutamente, è stato un campionato a mio parere anche equilibrato dalla prima gara, perché abbiamo visto che addirittura durante l'arco della stagione sono arrivati in tre a lottarsi il campionato alla fine, fino all'ultima gara, ma addirittura no, in cinque verso metà fine campionato. Quindi è stato veramente incredibile. Secondo me una delle stagioni della Pro League più combattute, più emozionanti di tutti questi anni di Formula Italian Team. E quindi partiamo dalla prima gara, partiamo dal Bahrain. Il Bahrain che appunto, come per tutti i campionati, è stato teatro della gara di esordio della stagione, e una gara che ha iniziato subito regalandoci grandi colpi di scena. La vittoria di Alesi, che però per colpa di un contatto con Mr. X viene poi retrocesso nel post gara. Seconda posizione che va all'Alpine di Long, mentre si inizia a verificare quello che sarà un pochettino un leitmotiv della stagione intera, nel particolare della stagione di Ferra, ovvero spesso velocissimo, spesso molto competitivo, ma sfortunato, a volte l'ala, a volte un ritiro, a volte un contatto. Si è spesso dimostrato molto veloce, molto competitivo, ma allo stesso tempo molto sfortunato. Alla fine chi ne viene fuori con il bottino pieno da quel di del Sakhir è Mr. X, che si porta a casa 25 punti. E quindi Ferrari che inizia col piede giusto la stagione. Sì, stagione iniziata bene, soprattutto per il duo Ferrari. E sì, diciamo che parlando di Ferra prima, adesso mi è venuto anche in mente una cosa, che lui anche è stata la sua prima esperienza al 100%, quindi secondo me doveva un po' mettere un po' di tassel, doveva farsi un po' le ossa, un po' come è successo a me l'anno scorso quando ho fatto alcuni esordi nella 100% nella Pro League. E abbiamo visto anche Long che ha sfiorato, diciamo così, la sua prima vittoria nella prima gara, e tra l'altro poi lo abbiamo anche visto che ha avuto dei problemi, era in fondo, mi ricordo che si era o girato, era stato tamponato, penso che si era girato e si era toccato da Alesi.
E poi ha fatto un rimontone incredibile che poi da qui fino alla fine della stagione mi ero sempre detto Long il re delle rimonte. Anzi, no, pardon, Long mi sa che se l'ha girato da solo, pardon. Il contatto era dei Mister X con Alesia all'uscita dalla curva 9-10. Esatto. C'è stato anche, diciamo, anche in questa gara qua in Bahrain, le due McLaren che all'inizio sembravano, diciamo, quelle un po' favorite, soprattutto quella di Cartiste, invece purtroppo è andato a compromettere la sua gara. Prima Cartista e poi Lewis era girato e Cartista era andato a colpire il posteriore di Lopensky in staccata di curva 1. E diciamo che le due McLaren lì si erano veramente penalizzate tanto, ecco. Poi ovviamente un finale che oltre a quello di Alesi col contatto di Mister X, c'è stato quel contatto lì che, diciamo, ha penalizzato il pilota della Red Bull. C'è stato anche una possibile uno spirale di vittoria per Giuseppe Federico, l'esordiente, cioè il nuovo pilota di quest'anno della Pro League, che purtroppo a due giri dalla fine si era girato all'ultima curva e ha lasciato, diciamo, Alesi tagliare per primo il traguardo. E poi ovviamente il finale di gara lo sappiamo tutti come è andata a finire, con come detto te prima, la vittoria di Mister X e poi dietro tutti quanti gli altri. Sì, a Mister X, alla quale furono rimossi 5 secondi di penalità che gli furono assegnati in gara. E quindi stagione che parte con il piede giusto per la Ferrari e che continua con il piede giusto, perché ci spostiamo 7 giorni in avanti con il campionato che si sposta sul circuito velocissimo e cittadino di Jeddah. Cambia la Ferrari, ma è sempre la Ferrari ad arrivare davanti, perché i 25 punti se li porta a casa Lopensky, dopo però una clamorosa lotta che poi si rivelerà tristemente fraticida fra Long e Fede Kart, che compagna di Alesi in Red Bull stava facendo una gara straordinaria, purtroppo rovinata nel finale. Eh sì, assolutamente. Tra l'altro poi è stato incredibile vedere lì Fede Kart lottarsi quella vittoria lì, che poi purtroppo non è arrivata, però comunque ci ha fatto veramente emozionare. Anche Long, diciamo, anche lui è stato in quella stessa gara, se non erro, ancora a cercare la rimonta, perché ha avuto dei contatti, che era nelle ultime posizioni, e poi ha dovuto rimontare e si è ritrovato davanti al gruppo con Fede Kart, che è rimasto lì attaccata per 4-5 giri, per poi ovviamente negli ultimi due giri sferrare l'attacco che, diciamo, ha fatto penalizzare tutti e due i piloti arrivando lunga. E poi ovviamente tutto questo ne ha approfittato Lopensky, che zitto zitto 4-4 all'ultima curva è riuscito a scavalcare di nuovo, a superare Long nell'ultima curva e a far sfumare così un'altra possibile vittoria per il pilota alpino, che comunque ha fatto lo stesso una super gara. Lopensky è un po' in tutta la stagione, lo abbiamo sempre soprannominato la formichina, quello che riusciva sempre a mettere tutti quanti i tasselli a posto e alla fine riusciva nella maggior parte dei casi a portare a casa il miglior risultato possibile per sé. È una tattica che pagherà, ma non abbastanza, quando a fine campionato mancheranno 10 punti da colui che sarà il vincitore, ovvero da Cartista, 242 a 232. Però una stagione dove si è vista una grande costanza con una coppia Ferrari che, salvo poche eccezioni, è spesso stata molto in difficoltà in qualifica. Sembrava un po' di rivivere le gare di Alonso in Ferrari, con delle qualifiche non esaltanti, ma con delle gare poi di tutt'altro livello, solo che poi non sempre era facile partire nel gruppo, non sempre è facile uscirne indenni, non sempre le rimonte sono facili. Sì, diciamo che lui con il buon Mister X hanno avuto sempre un'ottima intesa, già dall'anno scorso che hanno fatto coppia nel team Aston Martin, no, cosa sto dicendo? Non mi ricordo più come si chiama. Il team della Alfa Tauri, perché Aston Martin, Alpine, Alfa Tauri, tutti costa
Non mi ricordavo il team. Alfa, comunque... Alfa, piccole canaglie, dai, esatto. Esatto. Però comunque loro hanno avuto sempre un'ottima intesa, quindi loro hanno anche questa esperienza nel passo gara, sono molto costanti e l'hanno dimostrato quest'anno in questa Pro che, diciamo, per loro non è stata così faticosa rispetto all'anno precedente. E comunque durante l'arco del campionato comunque ne sono successe di tutti i colori, anche a loro due, considerando anche la loro precisione nella guida, la loro guida pulita, la loro costanza, diciamo, anche a loro purtroppo sono successe tante cose. E andiamo in Australia. Australia, gara ad eliminazione. Arriveranno solo in 7 al traguardo nel terzo appuntamento della stagione, con le immagini che ci hanno subito portato a quello che è successo purtroppo a Long, vittima di una sfortunata serie di eventi con il Sevo che perde la vettura all'uscita di curva 3. Mister X lo evita, non riesce però Long, che qua rivediamo le scene di Long disperato dall'errore che gli è costato carissimo. Una gara in cui Alesi e Cartista chiudono davanti e riescono quindi a rilanciarsi nei confronti delle Ferrari, che si erano portati a casa prima con Mister X e poi con Lopensky le vittorie nei primi due appuntamenti stagionali. Ferrari stessa che invece in quel di Melbourne chiude una gara molto sottotono con i due piloti che chiudono rispettivamente in quinta e settima posizione. A proposito proprio del discorso che facevamo prima, a volte poi le carte si mescolano, la gara è difficile, partire dietro non sempre poi porta a rimonte facili. Sì, più che altro, come detto te, è stata una gara a eliminazione, perché cioè, da 16 piloti sono arrivati in 7, che in Australia è sembrato un po' strano, perché vedere così tanti piloti eliminarsi o uscire di pista lo si poteva magari poter vedere a Monte Carlo o a Singapore, una pista stretta con tanti muri, però vedere questi piloti uscire diciamo ci ha anche fatto pensare che magari si ritirava. Io pensavo che magari si ritiravano anche tutti, perché c'è stata anche la disconnessione di Giuseppe Federico al via, me lo ricordo, che sì, purtroppo non è potuto riuscire a partire col resto del gruppo, però via via tutti gli altri sono stati, diciamo, eliminati in una maniera incredibile, che poi ovviamente sono arrivati in 7 e non so se è il record di piloti con meno piloti che sono arrivati al traguardo sul film, non me lo ricordo, però comunque è stata veramente una gara incredibile, strana soprattutto, che comunque, come detto te, ha fatto rilanciare Alesi e Cartista in lotta per il campionato, e comunque da qui in poi saranno ovviamente i due piloti che comunque assieme a Lopensky e anche agli altri diciamo metteranno un po' il bastone tra le ruote al team Ferrari, ecco. Sì, intanto dalla chat Sbirno TV ci dice: perché Melbourne è larga quanto la pista dell'aeroporto di Los Angeles e ha i muri di marzapane. E Lopeschi aggiunge: i cordoli fan cagare. facevano, perché adesso stiamo passando su un altro videogioco che... Speriamo, detto, almeno guardando si quello parla, che... Si parla, però... Da quello che è emerso. E quindi si esce da questo appuntamento con un campionato che si riapre con la Ferrari che perde un pochettino di punti, e arriviamo al quarto appuntamento stagionale. Si arriva per la prima volta nell'arco della stagione in Italia, si arriva sul circuito di Imola per il Gran Premio dell'Emilia Romagna, e qua la McLaren mette in fila tutti quanti, perché mette entrambi i piloti sul podio, con Cartista che si prende la vittoria e fa la voce grossa davanti a Lopensky, mentre l'altra McLaren di Lewis, dopo un avvio non felicissimo di stagione, riesce ad andare a prendersi la terza posizione, l'ultimo gradino del podio. Bene le Alpine, che chiudono subito dietro con entrambi i piloti in quarta e quinta posizione, mentre continuano insomma i problemi di Ferrari, che continua a dimostrare un'ottima velocità ma tanti tanti problemi, incidenti ed inconvenienti.
Sì, purtroppo, come ho già detto prima in precedenza, il pilota della Mercedes doveva più che altro fare esperienza. Questo era il suo primo anno al 100, però che comunque non era una Pro League, diciamo, come l'anno scorso, che c'erano alcuni piloti che erano veramente imprendibili. Sono piloti che addirittura provengono dalla Sport, dalla Pro, quindi dalla Prime, scusatemi, quindi piloti che sostanzialmente sono anche facili da tenere, da riuscire a tenere il loro passo, però secondo me ha fatto molta fatica. Però per quanto riguarda diciamo il team McLaren, come hai detto, finalmente si rivede una McLaren che doveva essere già all'inizio così. Diciamo che è un avvio dopo queste ultime tre gare, che sono state un po' una fatica per loro due. Sono riuscite a ingranare la marcia in un gran premio, dove ovviamente qui per passare bisogna passare sul lungo rettilineo centrale, e non è tanto facile, a prescindere dal rettilineo che c'è, non è tanto facile. Sì, Imola è sempre stata una pista clamorosamente bella da guidare. Ovviamente ora, con l'allungamento del rettilineo principale e l'eliminazione della vecchia variante bassa, c'è molto più spazio per i sorpassi, anche grazie al DRS, ma resta praticamente un'occasione di sorpasso unica, mentre prima era davvero molto difficile. Alcuni si buttavano in discesa dalla staccata della rivazza 1, altri appunto in curva 1. Classifica che, tra l'altro, dopo questo appuntamento di Imola, nonostante non tanti acuti e il ritiro in Australia, vede Long comunque in quel momento provvisoriamente in terza posizione, mentre avvio di stagione più difficile è stato quello di Hiroshi, che abbiamo visto molto sottotono, ma che invece poi vedremo prendere una grande rincorsa nella seconda metà di stagione. Sì, assolutamente. Hiroshi, diciamo che è stata, diciamo, una sorpresa verso la fine della stagione, perché ricordiamo che sono arrivati a metà, cioè a fine metà stagione erano in 5 a lottarsi il campionato, in 5, e tra questi 5 c'era praticamente lui. Quindi diciamo che è stato un inizio un po' difficile, ma poi comunque con l'andare del tempo il pilota Alpine, assieme al suo compagno di squadra, avranno delle grandi, cioè avranno fatto dei grandi passi avanti per riuscire a prendersi posizioni importanti, ecco. Tra l'altro, dalla chat Sbin TV ci ricorda che quello che fu l'episodio che coinvolse Ferra durante il Gran Premio di Imola, purtroppo si disconnesse durante la safety car e il bot gli rientrò, andandogli a mettere le medie di inizio gara, che erano usuratissime. Quindi davvero incredibile. Mi ricordo questo inizio di stagione tremendo, in cui Ferra fu costellato da episodi davvero ai limiti dell'incredibile a volte. Era davvero un grandissimo peccato, perché per un pilota che da campione in carica della Prime saliva al 100% in Pro, a livello di velocità e di costanza sembrava essere messo davvero molto bene, ma non se ne infilava davvero mezza. Incredibile da questo punto di vista. Bene, quarto appuntamento stagionale, ormai la stagione va avanti, entriamo nel vivo, torniamo negli Stati Uniti. Prima gara in assoluto nella storia di Formula Italiana, di me, anche della Formula 1 reale, con anche la Pro League che sparca nel parcheggio dell'Hard Rock Stadium per il Gran Premio di Miami. Gran premio in cui Overboost fa la sua unica apparizione da wildcard, tra l'altro mettendo insieme una prestazione maiuscola che lo porta a chiudere sul podio in seconda posizione, con Lopeschi che chiude il podio in terza posizione, e sul gradino più alto del podio ad ottenere la prima vittoria stagionale e prima assoluta in carriera in Pro League c'è Poz Luca, che troveremo nel corso della stagione in altre occasioni sul gradino più alto del podio, ma che qui a Miami porta a casa la prima vittoria della stagione, inserendosi anche lui fra i piloti che magari in questo inizio di stagione prendono un pochettino l'iniziativa per dire: ma quasi quasi un posto a tavola lo riserviamo anche per me.
Sì, e poi ricordiamo che Miami è una pista su, cioè sul secondo settore molto difficile, perché i muri sono veramente vicini, soprattutto la chicane, che a mio parere è il punto mio preferito, diciamo, un punto che è quel punto lì, mi piace tantissimo di questo circuito. Gara con Post Luca, sì, vincitore, ma anche, caro Luca, che parlando sempre ancora di Ferra, è stato, diciamo, nei primi giri, assieme a Leuz e a Matteo Profilo, lottarsi per anche la vittoria, la possibile vittoria, per il possibile primo posto. Sì, era davanti, secondo. Esatto. E poi però purtroppo si è dovuto andare a ritirare ancora una volta a metà gara, e quindi ha, diciamo, ancora una volta ha dovuto dire, diciamo, ancora addio a una possibile, a un possibile podio e a un buon possibile risultato, che purtroppo tarda ancora ad arrivare. C'è stato purtroppo anche il ritiro di Alesi, sì, durante la gara, e quindi, diciamo, non ha dato questa felicità al pilota Red Bull, non è stato per niente felice. E come hai detto te, ovviamente prima vittoria per Pozzo Luca, con ovviamente dietro Overboost come prima apparizione e unica, e Lopensky che chiude ovviamente per portarsi a casa molti punti. E tra l'altro poi, se non erro, in questo tracciato Hiroshi era riuscito a portarsi a casa un quinto posto in questa gara, dietro a Cartista. Se non vado male, sì, vabbè, sarà arrivato quinto. Vado a memoria, questa. Sì, 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 sto guardando io, sì, sto guardando io. Aveva tagliato il traguardo, anzi, al quarto posto, qua mi dice, al quarto posto, perché aveva superato Cartista all'ultima curva. Quindi si era portato a casa anche un'ottima posizione il pilota, sì, alpin. E fu uno dei primi acuti di Rossi dopo un avvio un pochettino difficile, prime 4-5 gare non proprio super. La quinta gara, insomma, è iniziato ad arrivare qualche risultato, poi arriveranno anche dei risultati ancora più interessanti, come dicevo in precedenza, nella seconda metà di stagione. Quindi congedato l'appuntamento di Miami, il numero 5 del calendario, si torna in Europa e lo si fa passando proprio per la pista che praticamente ieri ha dato spazio alla gara di Formula 1, ovvero Barcellona, dove torna a fare la voce grossa la Ferrari, con Lopensky primo e Mister X terzo, inframmezzati dalla McLaren di Lewis, che chiude in seconda posizione. Era in grande spolvero in questa gara Cartista, che però si è clamorosamente girato in fase di ripartenza dopo la safety car, crollando dietro nelle posizioni di rincalzo del gruppo e compromettendo quella che era stata una gara ottima fino a quel momento. Sì, non dimentichiamo anche che in quella gara lì ci fu un'altra wild card, anche perché c'era Mannal, esatto, e c'era ancora Overboost in quella gara lì, e oltre a Cartista in quel punto lì si girò anche Pozzluca, e quindi ancora una volta il pilota Alfa Romeo un po' sfortunato, ma comunque l'abbiamo visto in pista sempre volentieri lottarsi per un possibile podio, una possibile vittoria, quindi comunque la velocità ce l'ha avuta sempre in pista. E sì, come hai detto te, ancora una volta Lopensky assieme ovviamente a Mister X hanno, diciamo, fatto le due formiche: noi facciamo il nostro passo, noi facciamo la nostra gara, e ovviamente guarda dove ci capita, primi e terzi, che ovviamente è un risultato straordinario, considerando anche il fatto che davanti c'era Leuz a 5 giri dalla fine, però con una mescola soft Leuz, se non erro, sì, e sì. Lopensky con una gomma media fa la sua differenza. E con anche l'arrivo di Mister X al terzo posto, la Ferrari, diciamo, scappa via come per il team costruttori, e se non erro Alesi chiude in quarta posizione, e Cartista ovviamente è quello che, diciamo, che avevi detto te, la passa veramente molto peggio, perché arriva ottavo, e quindi diciamo che non è un granché, ecco. Quindi si vede praticamente lanciare
la Ferrari di Lopensky per il momento è quella più favorita di tutti, perché ha anche un vantaggio abbastanza diciamo buon vantaggio buono. In classifica, infatti, esatto. Lopensky continua a mantenere la vetta dopo il Gran Premio di Spagna e ovviamente dopo la Spagna la carovana si sposta nelle tortuose cittadine del Toboga Monegasco a Monte Carlo, dove Alesi vince con un, tra l'altro, bellissimo sorpasso nei confronti di Cartista, che ricorda un pochettino quella che fu la lotta fra Senna e Mansell nel 92. E tra l'altro poi nel post gara ricordo ancora Cartista che disse: rimase in pista con la gomma hard perché credeva nella track position, credeva di avere l'opportunità di poter tenere dietro Alesi, mentre la gomma media in quell'occasione rese molto di più di quello che si aspettavano in casa McLaren, e alla fine dovette cedere la prima posizione ad Alesi, portando in ogni caso a casa un comodo e remunerativo secondo posto in una gara dove comunque le McLaren erano andate molto molto bene, ma spesso Cartista durante la stagione si è trovato in questa posizione, cioè essere molto veloce, sempre nelle posizioni di testa, salvo poi combinare qualche guaio. Sì, che poi comunque il guaio ce l'ha messa anche la safety car, perché Cartista aveva anche un vantaggio di sicurezza enorme sul suo compagno di squadra che era Lewis, diciamo di una ventina di secondi, forse anche di più, per poi ovviamente essere, diciamo, azzerato con la safety car per colpa ovviamente di un incidente di Giuseppe Federico all'uscita della chicane, che però comunque a Monte Carlo si vedono molto spesso incidenti in pista, e si vede molto spesso la safety car uscire, e come hai detto te poi Alesi ha fatto un rimontone incredibile, perché dove era poi si è messo questa gomma media, va bene sì gomma media contro gomma hard, però ragazzi, cioè, siamo a Monte Carlo, non si avrebbe passare. Esatto, siamo a Monte Carlo e Alesi, diciamo, era una furia che quando ho visto i sorpassi ho detto no, non può farcela, invece ci ha fatto dimostrare, diciamo, che non è solo il nome che fa la differenza, ma è anche il pilota, ecco. Eh sì, qualifica qui in questa occasione pessima per le due Ferrari, che alla fine, insomma, è ovviamente molto difficile a Monte Carlo farsi strada, soprattutto poi tra le safety car varie, e alla fine una gara che arride a Alesi e Cartista. Si va via da Monte Carlo con Lopensky leader della classifica, 116 punti davanti a Cartista con 89 punti ed Alesi con 76 punti, quindi nonostante un risultato non eccezionale Lopensky va via da Monte Carlo con un discreto bottino di punti che gli garantiscono un buon vantaggio nei confronti di Cartista. Sì, si porta a casa punti su punti, diciamo che a Monte Carlo ha salvato il salvabile, perché è già bisogna arrivare sani e salvi a Monte Carlo, quindi diciamo che arrivare, quant'era che è arrivato? Quinto, sesto, due Ferrari, diciamo che è già qualcosa, ecco, è già un miracolo, diciamo, essere arrivati al traguardo sani e salvi e riuscire a portarsi a casa più punti possibili per il campionato. Poi andiamo in Portogallo, la Pro League si sposta a Portimão. A Portimão succede davvero di tutto, perché una gara che parte all'inizio con pista asciutta, arriverà poi la pioggia a scombussolare le strategie di tutti i piloti, ma chi la spunterà sarà Alesi, che chiuderà appena davanti a Lopensky, seconda vittoria consecutiva per Alesi, ma quante mani mangiate al muretto Alpine, perché davanti a tutti Alesi e Lopensky chiuderanno con le gomme intermedie, quindi al contrario del resto del gruppo non andranno a montare le gomme full wet, con l'Alpine che fino all'ultimo, soprattutto in sponda long, era dubbiosa sulle montiamo, non le montiamo, alla fine si sono mangiati le mani. Alpine grande risultato, terzo e quarto, ma long era davanti a tutti se non ricordo male.
Assolutamente, sì, me lo ricordo benissimo. Anzi, io mi ero detto, ma perché si è fermato? Nella mia testa mi diceva, ma perché si ferma? Che è davanti, mancano 5 giri. Va bene, sì, la pista era bagnata, magari fluette, però magari 5-6 giri, cioè il distacco anche di sicurezza, ce la puoi fare tranquillamente. Però magari non si è sentito sicuro e quindi ha voluto non rischiare. Sì, è vero, si mangia le mani per una possibile vittoria, un'altra possibile vittoria, però comunque, come hai detto a te, si portano a casa l'Alpine un terzo e quarto posto che, diciamo, non è un risultato che ti fa felice dopo una possibile vittoria, ma comunque è oro, perché veramente fanno un grande risultato che poi, comunque, con l'andare del tempo, l'Alpine farà, diciamo, altri risultati importanti che adesso comunque ci arriveremo con tutta la calma. Intanto vado a ringraziare Mister X per l'abbonamento sottoscritto. Ovviamente ricordiamo che con Prime l'abbonamento è completamente gratuito, potete sostenerci gratuitamente, per noi significa tanto, per voi il costo è nullo nel vero senso della parola. Arriviamo al giro di boa della stagione, come spesso è stato nella storia di Formula Italian Team, la gara di metà stagione fa tappa a Silverstone, arriva quindi in Inghilterra dove Poz Luca guida una gara semplicemente perfetta, andando a conquistare la seconda vittoria della sua stagione. Qui la sensazione era che Poz Luca con qualche altra gara buona potesse riuscire ad avvicinarsi alla lotta per il titolo, cosa che poi non avverrà, ma è anche un crocevia importante per il campionato di Alesi in chiave, diciamo, leggendo il campionato in chiave postuma, perché un contatto gli costerà carissimo in una gara senza safety car. Si troverà quindi, dopo una gara passata nelle primissime posizioni, a chiudere, se non ricordo male, in settima posizione o in sesta posizione, in rimonta, ripeto, poi in una gara senza safety car a Silverstone, dove la sosta extra dura tantissimo, ti porta via tantissimo tempo. Per quanto riguarda invece le Ferrari, se non ricordo male, Lopez che ha podio, Mister X quinto, la memoria mi inganna. No, il contrario. No. Il contrario, abbiamo, vedi? Abbiamo, allora, te vuoi, ne posso dire, abbiamo Mister X terzo e Lopez che undicesimo. Ah, undicesimo, ecco cos'era successo. Undicesimo, anche. quindi diciamo che sì, buona gara per Poz Luca che si porta a casa quindi la sua seconda vittoria. Buonissimo anche Cartista che si porta il secondo posto. Male invece per Lopensky e Alesi, che Alesi arriva a punti al nono posto, mentre Lopensky è fuori dalla zona punti, che diciamo non va assolutamente bene per il pilota della Ferrari. Buonissimo ovviamente anche la prestazione di Mister X, che aiuta solo il team Ferrari a portare a casa punti importanti per quanto riguarda il team. Quindi diciamo un inizio, cioè un fine campionato, un fine della prima parte di campionato per Lopensky un po' in difficoltà, e adesso comunque penso che siamo in un periodo dove Lopensky è anche rischioso, cioè anche rischioso vederlo lì dietro, e poi ovviamente ci sono anche delle gare dove adesso arriveremo e ne parleremo, però comunque c'è sempre una gara dove ti può far di nuovo tornare felice il sorriso, ecco. E quindi con la metà di stagione che passa via, noi ci prendiamo un piccolissimo, diciamo, prendiamo un momento di pausa e andiamo a sentire anche le voci dei protagonisti di questa stagione che ci hanno raggiunto. Sono qui con noi in chat, ovviamente li chiamiamo in causa, eccoli, ecco qui, va. Vediamo il campione della categoria, Cartista. Lucio, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera. Già che hai aperto per primo, interroghiamo subito te. Visto che siamo arrivati a metà stagione, tu eri arrivato a quel punto della stagione dove la sensazione esterna era che sapevi di avere la velocità, ma mancavano i punti, perché insomma dovevi ancora rincorrere in classifica. C'era ancora la seconda metà della stagione davanti, ma poteva succedere di tutto. Forse era un po' quel periodo in cui sì, me la posso giocare, ma se si infila qualche gara male poi le cose si complicano. Sì, esatto. Diciamo che poi
stato abbastanza tranquillo perché diciamo che il mio obiettivo ancora lì non era proprio vincere il campionato. Perché sì, ne avevo, ma io avevo già iniziato l'anno come dire, voglio divertirmi, voglio stare tranquillo quest'anno. E allora l'obiettivo ancora non c'era lì. È stato un po' dopo, che infatti poi nella gara in Austria infatti ho sbagliato e poi lo vedremo adesso. Lo racconterai poi tu. Infatti tra poco arriveremo anche alla gara in Austria. Ci sono anche, vedo, ci sono anche Longa, Lesì, Mister X ci sono. Diciamo, facciamo un po' un punto della situazione su quella che era stata la prima metà di stagione anche per loro. Alesi spesso si era trovato in posizioni di vertice, a Silverstone non era andata benissimo, ma era uno di quelli che forse sembrava più in grado in quella fase di stagione di poter andare a contrastare Lopeschi, che comunque esce dalla metà stagione, esce dal Gran Premio di Inghilterra ancora come leader della classifica. Alberto, buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera. Come si sta là fuori? C'è aria fresca, com'è? Piove, tanto per cambiare. Bella cagata. Un po' d'acqua non fa male. Però ha anche Lo rotto le so, però pippe, qui cioè. stiamo facendo il muschio al 5 di giugno, sai? Potrebbe essere un problema, però. Allora Vabbè. Alberto, prima metà di stagione, come dicevo, sembravi almeno a mio modo di vedere il principale antagonista di Lopeschi per costanza, perché sembravi tra quelli più presenti nelle prime posizioni. Cartista sembrava ancora un po' troppo falloso nei tuoi confronti. Sì, io ho avuto un inizio un po' difficile per degli episodi che mi hanno girato storto in Bahrain. Avevano tolto la vittoria per un contatto con Mister X a Jeddah, una scelta azzardata dopo una qualifica non buona di partire con le gomme dure, quindi però era troppo rischioso, non mi davano in temperatura, mi girai, ruppi l'alettone dietro, mi sono dovuto fermare. E che avevo fatto poi in Australia ho rivinto, e San Marino non era andata benissimo, e poi c'è stato il problema di Grosso di Miami con quel contatto con Long sotto safety car che mi ha pregiudicato sia quella che stavamo primi e secondi sia la gara dopo, perché mi sono portato dietro la penalità di ultimo posto in griglia e 25 secondi, che da quarto sono finito dodicesimo, e da lì è iniziata l'operazione rimonta. Silverstone era un'occasione facile perché prima fila un pit stop me la giocavo con Pozzluca, poi lui mi venne addosso e spaccolata e mi distrusse pure quel secondo minimo secondo posto, perché il terzo stava lontanissimo. Però nonostante tutto ci credevamo lo stesso, non si mollava. Però lì fu un loop un po' negativo, perché ci fu Silverstone, ci fu l'Austria, poi ci fu il contatto all'ultimo giro con il mio nuovo compagno di squadra. È stata sempre una sofferenza. Infatti vedi qua, vedi questo è ancora lo rosico, vedi un legno che sto rosicando da quando si è il campionato. Vedi, era 2 metri, è rimasti 60 centimetri, no? Tra poco per settembre finisce. Mamma mia, questo ci mancava. Vediamo. Facci sapere quando finisce. Ma per fine agosto, penso, per fine agosto lo digerisco, lo evacuo. I castori. Abbiamo anche Ernesto, abbiamo la sponda Ferrari, ecco, acceso anche Long, dove sei? In un loculo, dove ti sei In camera appoggiato? sua, in camera sua. Sono in camera mia in veste di intervistato questa sera, quindi sono un pochettino più tranquillo. Un po' più tranquillo, infatti. Ecco, è arrivato anche Lopeschi, che appunto in quelle di Silverstone esce fuori ancora come leader della classifica. Io a questo punto vado, avevo chiamato Ernesto, allora partiamo da lui. Era una cosa che avevo detto già a inizio stagione e che stavamo rimarcando anche prima, che tu hai sofferto più di Lorenzo, ovvero delle qualifiche che spesso non erano eccezionali e poi rimontare non era sempre facile. Che non sono stato mai eccezionale, ma so, è un problema che porto da anni, l'ho detto più volte durante le interviste Sì, post sì. gara. Diciamo, una volta che può andare bene, 18, cioè una volta che può andare bene a recuperare in gara, 18 volte, farlo 18 volte è sempre più difficile. E qualche volta è riuscito, qualche volta ho fatto pure delle qualifiche buone.
però in qualifica c'è, come al solito, io preparo la macchina per la gara, faccio gara, qualifica do coglio coglio, né, di solito ho detto giapponese do coglio coglio e vai avanti. E niente, poi beh, ho aperto con la vittoria in Bahrain, buttando un buco regolamentare che poi subito è stato chiuso da Mark. Ebbene, anche noi ogni tanto sbagliamo, il problema è che non siamo pagati. Esatto. No, più che altro non è che sbagliamo, perché era una regola che ci portavamo dietro da anni, in cui non ti facevo scontare le penalità di stop and go sotto safety car. Col gioco nuovo ci siamo accorti, appunto dopo Bahrain, che te le facevi scontare, quindi abbiamo messo a top, come è giusto che sia. Poi per il resto devo dire sono molto soddisfatto della stagione. Non mi aspettavo chissà cosa, però vedere che diciamo quasi tutte le gare, cioè avevi il passo per stare con il gruppetto dei primi, ti faceva venire la voglia durante la settimana di impegnarti per tenere alta la concentrazione, essere allenato, arrivare alla gara preparato, cosa che l'anno scorso ci pensavi proprio, facevi giusto tre giri per vedere com'era il setup e via, e andavi in pista. Però quest'anno con Lorenzo ci siamo messi, abbiamo lavorato tanto, perché noi fino a settembre non abbiamo toccato il gioco, cioè fino alla pre-season il gioco ma ho neanche visto che forma aveva, sai, le ruote erano ancora rotonde, erano diventate quadrate. E poi infatti sono visti i risultati pessimi che facevamo in pre-season. Poi con l'impegno, sai che ti devi portare un impegno per 6-7 mesi, e quindi uno si mette, capisce il gioco e va avanti. Allora, sentiamo anche l'altra sponda. Sentiamo anche la sfonda di Lobensky, leader fino a quel momento, e lo abbiamo definito durante la stagione, quindi non aggiungo niente di nuovo. La formichina, 95% delle volte ha sempre raccolto il massimo di quello che poteva raccogliere, forse a volte anche di più. Sì, dai. Dai, diciamo sì, sì. Va bene, dai. Purtroppo, come va, come per Ernesto, vale il discorso della qualifica. Ad esempio anche a Monaco, cioè non ho nemmeno messo un tempo, l'ho messo a muro, ovviamente quando parti ultimo a Monaco la gara della seggia bella che è rovinata, guarda mamma come Leclerc, sì esatto, ma anche a Jeddah uguale, l'ho schiantata senza farne manco mezzo giro, quindi sostanzialmente insegnami a fare giri di qualifica l'anno prossimo, però, e voi mi insegnate a stare in pista, però in almeno vai, vedi quello che ha detto prima, però almeno a Jeddah rettilinei non ci mancano. Jeddah, sì. Vabbè, però diciamo più o meno, tranne qualche rara occasione in qualifica, noi ci scherzavamo su, perché oggi facciamo ottavo e dodicesimo in qualifica, così partivamo già con quell'idea, capito? Però poi in gara riuscivamo sempre, più che altro non facevamo troppi errori, era quello che faceva la differenza, perché poi davanti c'era sempre qualcuno che la sbinnava, qualcuno che se prendeva, quindi noi stavamo lì, facevamo il nostro passo e piano piano rimontavamo. E vabbè, qualche gara sfortunata, cioè tipo Australia, ho tamponato Raffaele sul rettilineo come un idiota, e vabbè. Però per il resto l'inizio stagione è stato estremamente sopra le aspettative. Cioè, come ha detto Ernesto, io non so se vi ricordate che pesi sono fatto. Forse Andrea se mi domanda, non so, ma cioè, penso che su 5-6 gare che ho corso ne ho finita una, e in quella gara mi hanno tipo doppiato tre volte, una cosa del genere. Quindi diciamo le aspettative erano molto basse. Poi siamo stati motivati da quella che era la griglia, perché comunque abbiamo notato subito che se ci fossimo allenati potevamo dire la nostra, non in termini di vincere il campionato eccetera, comunque non c'eravamo quelle mire, sicuro non io, cioè la mia idea era aiutare Ernesto a vincere il costruttore al via, cercare di portare a casa più punti possibili e magari aiutare lui a vincere il titolo,
perché comunque, cioè, io sono dell'idea che se si allena è più forte di me, quindi quest'anno per un po' di sfortuna che ci sono state si è trovato a perdere parecchi punti, soprattutto nella fase iniziale, e quindi poi, diciamo, è diventato fisiologico che stando davanti ci credessi più di lui, no? E quindi mi allenassi anche di più. E niente, diciamo, l'inizio di stagione è andato benissimo fino a prima di Silverstone, poi da Silverstone in poi anche perché infatti andiamo in Austria, stavo per dire, poi appena andiamo in Austria dice ok, Silverstone è stata una brutta parentesi, ma non hai ancora visto l'Austria. No, da Silverstone in poi ogni gara è successo di tutto, cioè veramente, quando penso, forse vorrei di Abu Dhabi, però adesso non mi ricordo, però a parte Abu Dhabi non ne hanno dato più o meno ogni gara c'è qualche episodio che potrei citare, però vabbè, alla fine ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine. A proposito di episodi, chi potrebbe citare qualche episodio è Long, che dalla chat prima dicevano attenzione all'Alpine, ma arrivava sempre l'Alpine sbagliata. Ma ancora grazie che arrivavo in fondo a qualche Gran Premio. Più che altro perché guardando... Che tu hai avuto due o tre incidenti identici a quello di Melbourne, se non mi ricordo male. Cioè tamponamenti tipo ad evitare una macchina. Riguardando un po' l'inizio della stagione, poi ti scrivo dopo cosa ho pensato, perché non si può dire sostanzialmente, però. Ok. E quindi prendiamo nota. Sì, poi te lo scrivo, poi vedi tu cosa farne. A parte gli scherzi, diciamo che un settore della stagione, dell'andazzo della stagione, l'avevo già visto nelle prime due gare. In cui sostanzialmente la prima gara, beh, dici, sei arrivato secondo, comunque guardando la stagione dell'anno scorso non pensavo, ecco, di avere soprattutto una costanza di passo molto molto importante a fine gara, e quindi ho detto vabbè dai, comunque siamo arrivati secondi e quindi abbiamo già fatto meglio della scorsa stagione, che comunque un podio ci sta. La seconda gara succede di tutto, però comunque di nuovo ritrovo la costanza di passo nell'ultimo spezzone di gara. Poi è successo quello che è successo, comunque anch'io avevo l'australiana in quel periodo, quindi vedevo tripli tutti i muretti, magari non ero neanche lucido nelle scelte, però comunque arriva un altro secondo posto e quindi dico cavolo, possiamo dirla nostra molto molto volentieri. Arriva la terza gara e, ma proprio di punto in bianco, si gira Sevo non se ne va, la macchina non se ne va verso la via di fuga, Ernesto c'entra in pieno Sevo, però l'ha centrato dritto, quindi non si è rotta nulla, si è rotta solo l'ala. Io centro Ernesto perché eravamo tipo in 4 decimi in 2, solo che l'ho preso per la sospensione, quindi l'unico che si è ritirato, chi è? Sono stato io ovviamente. Perché dietro, tra l'altro, c'era anche Ferra, e Ferra ha spaccato l'ala su di me, quindi è stato bellissimo, l'unico che si è ritirato sono stato io. Vabbè, arriviamo ad Imola. Sarà che per una me ottima pubblicità per reazione a catena. Assolutamente, assolutamente. Eravamo tutti molto attaccati, ma era anche, diciamo, specchio di quello che era la Pro in quel momento lì. Cioè, tutti molto vicini e battaglie molto serrate, dove se commetti un errore, sostanzialmente ti ritrovi poi ultimo. Se andava come doveva andare, la macchina di Sevo se ne va, io e Ernesto passiamo e ci andiamo a giocare. Poi eravamo, se non mi sbaglio, quarti e quinti. Non va così, vabbè, pazienza, ci può stare un episodio sfortunato. Arriviamo ad Imola, provo benissimo, perfetto, che bello, mi trovo bene col setup, la pista è bellissima, diluvio universale in qualifica. giusto perché faccio ultimo, e reputo Imola una delle più belle gare che io abbia mai fatto sul fit, perché parto ultimo, mi giro ma comunque continuo ad andare, sto per essere doppiato, dal trentesimo giro in poi entra la safety car, inizio a passarne uno dopo l'altro e arrivo quarto a pochi decimi da Leuz, dopo averlo passato tra l'altro, quindi l'ho passato, mi rigiro di nuovo perché non ero contento,
e arrivo comunque quarto a pochi decimi da Reus. Miami non si sa, vabbè, è successo poi quel che è successo, e poi è arrivata proprio l'ammazzata finale a Miami. Il colpo di Miami l'ho sentito soprattutto nelle restanti due gare che c'erano prima di Portimao, che erano Catalunya, quindi Montmeló, e vabbè quel accrocchio di curve che c'è a pochi centinaia di chilometri da dove sono io. E poi arriviamo a Portimao. A Portimao ritorna il diluvio universale come a Imola. È una cosa bellissima. È una cosa bellissima perché anche lì comunque un grandissimo passo gara. Davanti stavamo facendo veramente una gran gara tra Cartista che tirava come un dannato, Alesi che tirava come un dannato, io che tiravo come un dannato, Ernesto che tirava come un dannato. Quindi ho detto wow, che bello, cioè proprio bello. Cosa potrà mai andare male? E cosa potrà mai succedere, no? Ma a me, sostanzialmente, in quella gara lì, eravamo tutti e 6-7, perché poi c'erano anche Lorenzo e Raffa dietro, eravamo tutti e 6-7 che stavamo andando con un passo spettacolare, non stavamo facendo errori, e la stavano decidendo due errori. L'errore di Cartista, quando io gli arrivo dietro, si mezzo gira alla prima curva di Portimao, e io passo avanti. Da lì ho detto va bene, allora adesso aspettiamo, vediamo cosa succede. Tanto so che arriva la pioggia, ma non sapevo che arrivasse in due step. Quello mi mancava. E Rafa va ai box, dice vediamo come va questa full wet dopo che anche Ernesto l'aveva montata. Io ho detto vabbè, tanto 9 secondi di vantaggio, posso decidere con calma. A un certo punto sento proprio Rafa e l'ingegnere entra perché adesso è da full wet, perdonatemi, e lì è stato bello perché l'ultimo slot del meteo, il penultimo era con il tuono e l'ultimo slot con una goccia, quindi praticamente quando ho cambiato io le gomme non smesso di piovere, ma comunque si stava asciugando la pista. Però dai, è stata una prima parte di campionato inaspettata, ma molto molto bella, anche perché mi stavo divertendo tantissimo, specialmente con tutti gli altri che stavano tirando veramente meramente tanto, e non pensavo di avere questo passo anch'io. Perfetto. Allora, tra poco vi richiamiamo in causa, rimanete qui perché andiamo avanti. Ne parlavamo prima con Lorenzo e andiamo in Austria dove l'Alpin finalmente arriva. L'Alpin arriva e arriva quella di Rossi, che si prende la vittoria, inizia la grande la seconda metà di stagione, inizia la sua rincorsa alle posizioni alte della classifica, mentre arriva dopo la battuta di arresto di Silverstone, 1-0 pesantissimo per Lopensky, che prende, se non vado errato, che è quel 2, no? No, no, sei mutato, aspetta. No, non sono mutato. Lorenzo prende 2 punti, prende perché, perché si ritirò a 6 giri dalla fine, è vero, sono è vero. Fondamentali per fare il gran finale di Abu Dhabi. Quei 2 punti perché Lorenzo finisce la stagione. Ecco, vedi, lo vede, vedete perché dovete rimanere, perché adesso è questa la cosa. Che uno subito... ho completato il 90% più 1 più 20 metri. Sì. Quindi... quindi Lorenzo ha fatto il record 18 su 18 concluse. Attenzione, perché dopo il mio ritiro in quella gara sono riuscito a eclissare l'evento facendo il delirio. Cioè io, Ernesto lo sa, quello che ho detto, poi mi sono alzato, me ne sono andato, non c'ero. Sono tornato disperato, mi sono seduto e sono rimasto così, tipo, che è successo? Che è successo di tutto? Mi ricordo che in quella gara tu avevi una come si dice, un chiaroscuro di prestazione. Sul bagnato andavi benissimo, sull'asciutto eri piantato. Sì, diciamo che c'avevo un assetto ho modificato leggermente l'assetto per cercare di avere più stabilità possibile, soprattutto perché la pista si sarebbe andata a bagnare, diciamo le previsioni erano abbastanza chiare.
quindi sapevo che era quello il momento in cui avrei avuto più prestazione e l'avevo sfruttata al massimo. Cioè, poi adesso non ricordo quanto avevo preso, ma dopo l'errore di Cartista, perché poi cioè in quella gara, adesso ricordo Alesi si era rovinato con la full wet, Cartista l'aveva persa, aveva perso terreno e io poi c'avevo, se non ricordo male, Speri. Infatti stavo per dire, è la prima gara dove in Red Bull si è iniziato a sentire in maniera pesante l'effetto Speri, cioè dove Speri ha iniziato a fare prestazioni di alto livello, per era scomodo per tutti quelli che dovevano inseguire, era una pedina importante. Sì. Dopo io c'ho un aneddoto. Dillo, stavi dicendo? No, dico, mi ero costruito il gap, però poi quando ha smesso di piove è entrata una safety car, ha ricompattato tutti, quindi praticamente chi aveva fatto errori è rientrato in gioco, chi ha sbagliato strategia è rientrato in gioco, chi aveva perso terreno è rientrato in gioco, e io che avevo guadagnato col bagnato mi sono ritrovato affaticato nel finale, diciamo. E da lì l'errore, perché poi ovviamente quando forzi per cercare la prestazione, quando fatichi. Vai con l'aneddoto, Alberto. Penso che Alessi ci abbia qualcosa da raccontare. Lì è successo delle cose che abbiamo insabbiato, però è stata un'altra gara molto complicata lì per noi. Che si sente l'effetto Speri, facciamo la qualifica in gara, io con l'acqua non mi trovo, rompo un flappettino, la pioggia sta aumentando e faccio... sotto l'acqua perdevo, stavo in una posizione non buona, faccio l'opposto di Portimão, invece di tirare dritto con l'intermedia vado a mettere la full wet, che è una scelta vincente, gli altri memori di Portimão l'allungano, io invece recupero un sacco di posizioni, mi rimetto in carreggiata benissimo per il podio e anche per vincerla, Cartista è davanti, la pista si asciuga, c'è il momento che io mi riaggancio a Cartista e Patrick, do l'ordine di scuderia a Patrick perché l'ero andati a riprendere lui e Cartista, di farmi passare perché andavo a attaccare Cartista, lui non mi cede la posizione, dopo un giro safety car perdo posizione ai box perché ero la seconda Red Bull e perdo la testa totalmente perché avevo chiesto se venivi ad aiutare me e invece... L'unico che è stato alla fine, l'unico ordine di scuderia dell'anno, a parte la qualifica le scie, l'unico ordine di scuderia dell'anno e abbiamo pagato carissima perché dopo lì ci ho perso la testa e dopo c'è stato quel contatto che hanno all'ultimo giro quando il Patrick rompe l'ala con Cartista che si gira sotto safety car facendo una bella pollata, Patrick gli va addosso e all'ultimo giro non mi dice quando riparte con i rosci dietro, non mi fa sfilare, in curva 1 passi i rosci, lui si inchioda, io spacco l'ala e da un secondo posto minimo che c'era Raffa garantito finisco nono. E quelli se butti proprio buttati, ma proprio buttati nel secchio, che lì avevo richiesto la rescissione del contratto, ma dopo ci siamo chiusi in uno stanzino con Patrick a urli e litigare, ma siamo ripartiti più forti di prima e abbiamo messo una bella pietra sopra, però è stata... è stata tosta la post gara. E quindi dal Red Bull Ring andiamo avanti perché una settimana dopo si va in Ungheria e là diciamo è un po' un monomarca Red Bull perché arriva la memory della dell'aneddoto, arriva la pole e arriva la doppietta. E doppietta. Risposta clamorosa di carattere del team, perché nonostante quello che era successo il campionato lo volevamo vincere, quindi abbiamo resettato tutto, siamo partiti più cattivi di prima per cercare di andarlo a vincere. Tra l'altro in una gara che per Ferrari lo Penske si piazza dietro entrambi voi e per Cartista è stata diciamo non proprio positivissima, quindi una doppietta che a livello di campionato conta poi tantissimo perché con te davanti, Patrick Speri in mezzo che ruba punti a Lopeschi, Cartista quinto, si esce dall'Ungheria con un bel morale morale bello alto. Ma Cartista al momento lì lo guardavo come terzo incomodo. Io a Silverstone quando Pozzluga mi spacca l'ala e mi distrugge la gara, lì
il Alesi degli altri anni avrebbe fatto una disputa che avrei vinto non facile, cioè a spasso, avrebbe perso la vittoria, però c'era Cattista secondo e conoscendo Lucio quando andavo ho dovuto fare gli orrori o boroboriosi calcoli di non fare disputa a Pozzo Luca, perché Cattista è meglio che lo teniamo lontano, perché Lucio in qualifica va forte, se trova un po' di feeling potrebbe essere, devo inseguire Lorenzo, se rientra pure lui potrebbe essere un problema. E quindi a quel momento era il terzo incomodo Lucio, che lo guardavi sempre con un occhio, però c'era da inseguire Peschi che stava ancora tanto avanti del vantaggio, dopo Barcellona mi sembra c'era quasi 60 punti e quindi c'era da, e non si ritirava mai, quindi e a me mi andavano parecchie cose storte, quindi se guardava prima cosa Lorenzo. Loro fecero una gara, una strategia diversa dalla nostra, noi con la gara di testa dovevamo fare due soste, loro fecero con la dura e fortunatamente la safety car non ce l'ha danneggiata, non ce la meritavamo nemmeno di perdere quella gara perché avevamo dominato qualifica gara sempre in testa e ce la meritavamo proprio, specie dopo quello che era successo in Austria. Periodo positivo che continua la settimana successiva, 7 giorni dopo si va in Belgio, di nuovo una prima fila tutta marchiata Red Bull, ma una gara praticamente ad eliminazione, sopravvivono in 6 e arriva però poi la clamorosa vittoria di Rossi che scalza entrambe le Red Bull da quella che era stata la prima fila in qualifica. Simone? Sì, sì, assolutamente, e tra l'altro, se non erro, arrivò secondo lo Penske, se non vado errato. No, dietro, davanti alla Red Bull, mi pare, se non ricordo male. No, secondo io faccio. Sì, adesso mi ricordo il finale, è vero, sto adesso riguardando il finale epocale che c'è stato tra le due Red Bull appiccicate alla Ferrari di Lopeschi. È un treno praticamente, da Lopeschi fino a Long, che era l'ultimo diciamo dei sopravvissuti, e Hiroshi in solitaria a vincere la sua seconda gara, che comunque è stata anche una gara molto difficile per Lopeschi, perché poi arrivò anche a gomma finita, perché lui aveva la soft mentre gli altri avevano la gomma soft usata. Esatto, nuova, e che comunque rilancia così i due contendenti, ma anche fa rilanciare un po' Hiroshi in lotta per il campionato, perché da quella gara in poi, penso se non erro, entrò anche lui nella classifica, diciamo che lo considerammo parte attiva, ecco. Esatto, lo considerammo così, che poi comunque purtroppo sappiamo anche che non è riuscito, però comunque ha fatto un grande lavoro assieme ovviamente anche al suo compagno di squadra per tutto il resto della stagione. Nel frattempo ho qualche piccolo problema sulla webcam. Detto questo, nel frattempo che la recuperiamo, vado avanti con il racconto. Andiamo dal Belgio, appunto, grande gara per... sono rimasto bloccato in una posizione a dir poco orripilante. Però è bella meme. Così, meme. Ok, perfetto. Andiamo in Olanda. Qualifica su gomme intermedie, ancora una pole Red Bull, ancora una pole di Alesi davanti a Hiroshi che si prende la prima fila, mentre in qualifica malissimo le due Ferrari che partono in 8a e 12a posizione, ma dal fondo chi fa il vero miracolo è Mister X, che passa primo davanti a tutti nel secondo toboga, perché se abbiamo detto toboga monegasco non dobbiamo scordarci anche quello che Lorenzo stesso ha soprannominato il frullatore. Adesso è un po' grossa la parola, però comunque sì, fa un grande lavoro Ernest, ecco. Dimentichiamo. Sì, perché diciamo non è stata una gara iper felice per Lopeschi, non andò benissimo neanche ad Alesi che chiuse in 6ª posizione. Si uscì da quella gara con Lopeschi 193 punti, Alesi 161, Cartista 150, Mister X 136 e Hiroshi poi subito dietro in 5ª posizione. Ernesto, ci racconti la rimonta? Allora,
Ma ricordo vagamente la gara, però mi sembra che inizio gara stavo dietro Andrea Longo, e ci lo usavo per usavo tipo ariete, lui sfondava, io passavo dietro di lui e ci attaccammo al gruppo. Poi ebbi un contatto con Lucio, no, meglio, ebbi una perdita di aderenza in uscita dal tornantino. Lucio si affiancò alla penultima curva prima della peraltata. Ci fu un contatto dove io arrivai, fui spinto fuori sulla ghiaia. Lucio pitticò la ghiaia e si scaraventò nel muro interno. Passarono, non so come, a Ferrari di Lorenzo e l'ass di Giuseppe Federico in uno spazio minimo, non so dove si infilarono, e avevo gomma media, mi sembra, perché avevo smarcato l'hard con una safety car. Comunque stavo con una gomma di vantaggio rispetto agli altri, recuperai tutto il gruppo e stavo dietro Patrick, mi sembra, e poi non mi ricordo cos'altro successe, però avevo preso un secondo e mezzo, 2 secondi di vantaggio sul gruppo dietro. Mi sembra che Patrick ancora deve fare un'altra sosta, ma non mi ricordo. Qui siamo al giro 54, hai 1 secondo e mezzo di vantaggio sui Rossi terzo e avevi, sì, Patrick davanti a 3 secondi e mezzo. Però diversifichiamo la strategia, quindi esatto. Patrick era con doppia media, perché purtroppo non mi ricordavo bene. Successero cose. Mentre stavo amministrando il vantaggio per evitare che dietro prendessero il DRS, feci un errore alla curva 1, 2, 3, 4. Sì, dai, ricordo che eravate davanti entrambi con le Ferrari. Sì, la macchina mi si intraversò e passò Lorenzo. Poi spinse tutto, lui prese la penalità a fine gara. E mi sembra che pure in quel caso mi feci togliere 5 secondi di stop and go, perché c'era stato un problema sotto safety in ripartenza, mi ha dato 3 passi illecito, e per non perdere il gruppo avevo deciso di tenermi la penalità e di agganciarmi al gruppo senza far perdere tempo. Non mi ricordo se era Lucio o Leutz, comunque non era una McLaren. E comunque alla fine ripresi la vittoria nel post gara. Però la settimana prima non ero neanche riuscito a scendere in pista perché c'è stato un problema, un cortocircuito in casa, me l'ho fatto saltare la gara, e quindi diciamo il riscatto. Però avendo perso la gara di avendo perso però una gara, praticamente avevo perso la possibilità di giocarmi il campionato con gli altri 3 o gli altri 4, non si dava pure la pena. Io invece mi giocai la gara perché si intravestò, eravamo primo e secondo in qualifica, io primo, secondo i Rossi, ma dico tanto prima curva lui col pad mi passerà. Dopo lui penso che era molto scarico, quindi era molto lento, io cercavo di attaccarlo sempre in curva 1, lui faceva sempre traiettoria esterna perché la Tarzan la permetteva, e un giro forse era verso il 18°, 20°, non mi ricordo, ha perso la macchina, si è attaccato i freni, io stavo a 2°, stavo attaccando e ruppi l'ala perché ero appiccicato, e spunto stretto la doppia sosta, e con padre che diversificammo per cercare di raddrizzarla alla fine con una safety car che però non ci aiutò, cioè uscì nel momento sbagliato per distruggerci la seconda media che avevamo montato, uscì proprio perfettamente, ne uscirono 2 lì distrutto le nostre medie, quelli con una sosta tra trassero vantaggio, come si dice? Trassero vantaggio, mamma mia, che verbo brutto. È irregolarissimo. Mamma mia, veramente terrificante. E allora andiamo avanti nei nostri capitoli. Dall'Olanda torniamo in Italia, nel Tempio della Velocità, a Monza, dove chi fa un figurone è Stefano Marte, che debutta
vestendo i colori della Verdona Aston Martin, si piazza in prima fila a fianco al poleman Pods Luca, ma soprattutto porta a casa una vittoria d'autorità quasi mai messa in discussione dal resto della concorrenza. Simone? Sì, assolutamente, vediamo un pilota che emerge in questa categoria e ci ha sbalorditi, perché nelle gare che poi susseguiranno lo vediamo molto spesso davanti a lottare per una vittoria, una possibile vittoria. Però la cosa che diciamo ci ha un po' sbalorditi è stata anche la pole position di Pozzo Luca, che è tornato a correre dopo un po' di assenze, che poi comunque in questa gara purtroppo si ritirò. Si è girato al secondo giro, mi ricordo. Al secondo giro. E poi c'è stata quella, diciamo, tamponata che io mi ricordo Lewis e Patrick Speri, che si erano presi praticamente alla prima curva, non so come, ma si sono praticamente presi. E tra l'altro poi finisce con le due Alpine, che fanno anche grande risultato perché si piazzano seconde e terze davanti a Cartista, se non erro, perché Cartista all'ultimo giro, sì, infatti all'ultimo giro si è fatto superare dal due Alpine, perché ovviamente con gomma più forte, con la gomma rossa nuova e la gomma hard un po' usata, tra l'altro con la pioggia nel finale, è stato, diciamo, un finale abbastanza interessante. E gli altri due, Alesi e Lopensky, assieme ovviamente anche a Mister X, chiudono la gara: quinto Alesi, sesto Lopensky e settimo Mister X. Quindi diciamo che è stata una gara un po' molto molto interessante. Ma soprattutto con una grande vittoria di Stefano Marte, che, ripeto, lo vedremo molto spesso da qui fino alla fine lì davanti a lottarsi per la vittoria. Tra l'altro mi ricordo una gara molto poco felice per le due Ferrari, pessima qualifica e anche molto difficile risalita nonostante fosse Monza, ma l'abbiamo visto anche in Pro, che è una pista che inganna, dove dici è Monza, ci sono 2000 rettilinee, che problemi ci saranno mai, e invece no. No, ci sono stati problemi, quindi ogni pista, anche la più semplice, c'è sempre un problema, quindi purtroppo ne so tantissimo qualcosa io, ecco, quindi sono il primo a dire che c'è sempre. Ernesto si ricorda un po' le difficoltà che ci sono state a Monza, se furono difficoltà di setup o di adattabilità proprio vostra, perché fu una gara un po' di coppia sottotono. Mi sentite? Sì, adesso sì. No, dicevo, soprattutto se rompi l'ala a Monza è un dramma. Giustamente. Ecco, è in ripartenza da una safety, non so che casino combinavo davanti, io stavo fuori traiettoria per evitare proprio di tamponare quelli davanti, perché per il risucchio della scia, e mi tagliarono la strada. Ah, è con Speri, vero. Adesso sto ricordando. E quindi l'episodio. Mi trovai in fondo al gruppo a più di 30 secondi in una sosta aggiuntiva, e quindi gara buttata. Però nonostante tutto avevo ripreso il gruppo, però eravamo tutti con un setup talmente simile che pure sul dritto, se aprivi il DRS, poi c'è tanta differenza, quindi era difficilissimo superare a Monza quest'anno. Dando Ernesto, cioè, ti salutano in qualità di ingegnere dalla chat. Ringraziamo anche Francesco Marchione per il follow. Saluto a Rick. Vorrei aggiungere un paio di episodi a Monza. Allora, in qualifica una pole che poteva essere, che non è stata, a causa del cambio del mio volante che fa in uscita dalla Scari, decide di non cambiare marcia e quindi rimango lì. Te ne cambia due. Sì, in pratica ho perso qualcosa lì parecchio, vabbè. E poi qua stiamo rivedendo una battaglia all'ultimo sangue, all'ultimo giro con Alesi. Ora non ricordo se partivo terzo o quarto, magari Ernesto se lo ricorda, non lo so. Secondo comunque non era andata male la qualifica. Una volta tanto, e il gioco decide di farmi partire tipo mezzo secondo dopo gli altri a Monza. Risultato, arrivo in uscita di curva 1, ero tipo ultimo quasi,
da lì, in una pista dove poi con i trenini non si riusciva a superare, ovviamente uno cerca di ricostruire la gara, però cioè, non è che puoi fare l'impossibile. Poi per quanto avessi comunque fatto quello che potevo, alla fine per quell'episodio che diceva Ernesto sono stato penalizzato io e quindi ho preso anche una penalità alla fine che mi è costata altre posizioni. Quindi diciamo che c'è stata un po' di sfortuna, perché poi il passo comunque come è stato a Spa, come è stato in Olanda, come è stato, cioè c'era, però non si riusciva a monetizzare, diciamo così. E quindi sì. vai. Se posso permettermi una cosa, oltre al fatto, vabbè, avevamo ovviamente una gomma di vantaggio, ma ci fu una chiamata dal muretto pazzesca. Perché? Perché arrivavamo dall'ultima ripartenza della safety car, c'era una safety car, non mi ricordo se era quella proprio di Patrick, causata da Patrick, però praticamente sapevamo che arrivava la pioggia. Pertanto noi eravamo dietro, io e Raffa, e abbiamo detto: se arriva la pioggia la pista non si bagna con la hard, è un rischio, perché temperature basse, la hard già non è che sia una grandissima gomma, andiamo a metterla soft. E da quel momento lì è partita una delle rimonte credo più belle, perché l'abbiamo fatta, costruita praticamente insieme. A un certo punto abbiamo passato prima le due Ferrari, siamo arrivati su Alesi e Raffa ha fatto un sorpasso strepitoso all'Ascari, e all'uscita dell'Ascari, ovviamente sfruttando la gomma, però all'uscita dell'Ascari esterno andò a trazionare molto bene, superò Alesi, poi io lo sorpassai sul rettilineo principale. Da quel momento lì Raffa mi lascia passare perché avevo risparmiato più ers, e andiamo a prendere cartista, e lì Raffa fa un secondo sorpasso in staccata della Scari che è favoloso all'ultimo giro per prendere il doppio podio. E quindi lì proprio abbiamo fatto quel secondo e terzo posto sfruttando proprio una chiamata geniale da parte del nostro ingegnere Kaiselmatt, che salutiamo, e che se non ci fosse stato Stefano Marte, che glielo dissi nel post gara, gli ho detto: potevi farti gli affari tuoi e magari venire alla gara dopo o due gare dopo, potevi farti gli affari tuori e andare un po' da un'altra parte quella sera. E a proposito di Stefano Marte, insomma, continua il periodo immediatamente all'esordio positivo del pilota Aston Martin, che dopo il debutto vittorioso a Monza porta a casa altri 25 punti con un'altra vittoria 7 giorni dopo in quel di Singapore, una gara dove stava facendo davvero un gran lavoro Giuseppe Federico, pilota che spesso durante l'arco della stagione si è rivelato molto veloce ma anche particolarmente falloso, e che per lunghi tratti nella gara di Singapore si è trovato nelle posizioni di vertice, però dopo uno scroscio a metà gara e anche una parte finale di gara bagnata, chi è riuscito ad emergere, diciamo, all'interno di queste variabili è stato Stefano Marte, che peraltro poi nel finale ha vinto con discreto margine, ma si era visto che aveva un ottimo passo. Peraltro Stefano Marte che si era ritrovato a lottare con Long in una fase di gara, con Long che è stato per alcuni giri al comando, una volta superato poi Stefano Marte ha potuto esprimere il suo passo, che devo ammetterlo, era davvero notevole in quel di Singapore. Assolutamente, e anche rischiato anche di andare a muro, perché poi, se lo ricordiamo bene, quando è arrivato quello scroscio d'acqua, tutti quanti sono entrati ai box, mentre lui ha continuato a fare un altro giro con le gomme hard, e ha rischiato veramente di andare a muro. Facendo praticamente un giro con il piede di piuma sui pedali, perché sennò basta o niente che vai al muro. È stato veramente anche fortunato da un altro punto di vista, e sì, si porta a casa un'altra vittoria. E per quanto riguarda gli altri, il trio, possiamo dire che lotta al titolo campionato piloti, al titolo piloti, vediamo un Hiroshi che addirittura fece un sorpasso, un capolavoro ha fatto a Singapore nei confronti di Speri, passandole, portandosi a casa il secondo posto, mentre dietro
chiudono Speri terzo, ovviamente, e Cartista quarto, con Lopensky che chiude, se non erro, in quinta posizione, dietro alla McLaren di Cartista, e Alesi invece è quello che ne paga un po' di più, perché arriva poi chiudendo ottavo su 9 piloti che sono arrivati al traguardo. Una gara ovviamente spesso concitata, ricca di colpi di scena, quella di Singapore. Lopensky, tra l'altro, vittima di un errore nel terzo settore, stava per metterla al muro prima di passare sotto la tribuna, l'ha salvata all'ultimo secondo. Lorenzo, ricordo male? Lopensky vittima di tante cose anche in quel di Singapore. Vabbè, come sempre. Non dimentichiamo quando vado al box per mettere la soft, che mi ero tenuto sacrificando la qualifica, e mi mette quella di inizio gara che era finita, e sono costretto a rifermarmi quando il gruppo sarà ricompattato, e mi trovo praticamente a dover ricostruire tutta la gara. Adesso qua diventa un ricordare ogni volta quello che mi è successo ad ogni gara, quindi mi muto, ma non riesco proprio a contenermi. No, ma siamo qui apposta stasera. Mai mi mise le gomme finite, mi sono dovuto rifermare il giro dopo, e mi ha messo le gomme finite, quelle altre meno finite che c'avevo, ma pure quelle finite, quindi poi sono dovuto arrivare a fine gara con delle gomme che erano già mezze consumate, cioè proprio il delirio del gioco. Il bello è che con le gomme che avevo tenuto dalla qualifica le ho portate nuove e le ho riconsegnate alla Pirelli per la gara dopo. Comunque, per la cronaca, quello lungo, quella Pirelli lunga era tua? Ah, vero. La voglia, non bene. Vedi, che ma non me la ricordo. Tra l'altro, Lorenzo, in quella gara, perché non gli metteva le gomme nuove? Perché si era scollegato, aveva perso la connessione con la stanza, e di rientrare c'è stato il bug che non gli faceva mettere le gomme più nuove, quindi continuava a mettere le gomme usate. Olè, bingo per la serie. Quindi ormai ci lanciamo nell'ultimissima parte della stagione, si va verso le ultime tre gare, ormai era abbastanza delineata la lotta a tre, se è vero che Hiroshi non era lontano, sembrava un po' più allungata la classifica verso le ultime tre gare. Si arriva quindi in Giappone, sollevante Suzuka, e per la prima volta, insomma, in qualifica le cose si fanno molto interessanti, perché Cartista, Alesi e Lopensky si prendono le prime tre posizioni, e già in qualifica danno la sensazione di adesso stavolta si scatena la battaglia, stavolta se la devono vedere fra di loro, sono tutti davanti. Alesi riesce a portare a casa la vittoria in una gara anche qui condizionata dalla pioggia, dalle gomme intermedie, lo fa davanti a Cartista e a Patrick, mentre Lopensky alla fine passa sotto la bandiera scacchi in quarta posizione, ma conservando ancora la leadership della classifica a due gare dal termine della stagione. Alberto, cosa ricordi di Suzuka? Che a Suzuka inizia a aver paura di Cartista, perché gli girò un po' dritta ste McLaren che sul dritto volavano, ma lo capì solo dopo Abu Dhabi, che sull'Eutz che mi attacca tutta la gara va fortissimo sul rettilineo, lui pure, però non faccio i conti, ma mazza se vanno scarichi. E poi il colpo di fortuna di Cartista è stato che al pit stop, quando entra safety car, Patrick non si era distanziato sufficientemente da me, gli guadagna la posizione, e quei tre punti sono stati fondamentali per Abu Dhabi, perché eravamo primi e secondi tra safety car, Cartista terzo, e al pit stop Cartista scavalca Patrick, e quei tre punti che mi sarebbero fatto molto comodo per Abu Dhabi mi sono mancati. Posso Però dire una bella vittoria. Posso dire una cosa per quanto riguarda le McLaren? Lui dice scariche, sì, però tu hai avuto un maestro dei setup scarichi, quindi secondo me... No, nel senso che il Cartista cambiò marcia, quella prima volta che cambiò marcia. Ma è proprio scariche, è proprio per padre. Molto scariche per padre. Vedi, lui avendo paura di Patrick, sì, con le ali scariche, lui sì. Si è messo i setup scariche, ma guarda che ci sono passati. No, ma noi i setup scarichi li avevamo usati in Belgio, li avevamo usati, però niente, no, mi ha messo acceso, ci feci caso, ma non gli diedi la giusta importanza, quello sì, fu, no. Perché il Cartista gioco corso tutto l'anno, quindi sapevo quando andava, quindi ma... vinti la gara, Io se posso dire una cosa, adesso dico una cosa che poi andiamo avanti.
La paura di kartista è la stessa, è stata la mia stessa paura mia con Patrick, perché io tutte le volte che c'è intervista con lui io gli devo fare sempre questa domanda qua: quant'aleve? Perché gli faccio questa domanda? Perché io mi ricordo quando c'è stato il Gran Premio di Ungheria in Prime League, quando eravamo in Prime League, si andava con 11-10, 11-11, quelle ali cariche, no? E lui aveva detto che in quella gara lì aveva utilizzato 1-11 di ali. E allora lì per lì ho sempre detto, ogni gara gli avevo sempre detto: Patri, quant'ali hai avuto? Patri, quant'ali hai avuto? Tutte le volte, e infatti io tutte le volte che ci saranno a fare le interviste gli devo fare questa patetica domanda, perché io devo, cioè, voglio sapere quanta ala aveva questo ragazzo, perché è incredibile quanto va forte con i setup scarichi anche su una pista come Monte Carlo, Ungheria, quelle piste lì. Detto questo, io considero che però io gli assetti di Patrick, ma come tutti quelli dei compagni di squadra, io me lo dovevo fare per i fatti miei, perché non riuscivo a guidarci. L'unica volta che l'ho seguito è stato in Belgio con 0-2, se no facevamo sempre scelte opposte, perché già le macchine ci piacevano diversamente. No, ma quella fu una cosa col senno di poi che ha creato problemi nel gran finale. Però me ne accorsi, sai, quelle cose, quelle intuizioni, no? Tipo a Monza, quando fecero le Alpine seconda e terza, io se non mi giocavo il campionato avrei fatto come loro, mi giocavo il campionato non l'ho fatto. Dopo determinate scelte, quando ti stai giocando il titolo non le fai. Se non mi giocavo il campionato, dopo Suzuka avrei provato pure io, ma mi giocavo il campionato, dovevo andare sul sicuro alla fine. Ovviamente tu dici, la macchina è sempre andata bene così, se mi prendo una cantonata e faccio una gara di merda. Esatto, e non volevo cambiare la strada, dato che era la prima volta che stavo passando Lopeschi, che da dopo Barcellona, appena dai 25 secondi, io ho recuperato punti di tutte le gare e l'avevo ripreso, non posso stravolgere la macchina. Quindi quello fu ragionato. Però feci caso a sta cosa, che per tenere dietro Lewis diventai pazzo, in una fase di gara diventai veramente pazzo. E infatti usciamo dal Giappone, dicevi avevi ripreso Lopeschi 205, Alesi 204, kartista 192, Hiroshi 170, e con questa classifica che si esce dal Gran Premio del Giappone per andare alla penultima gara della stagione ed arrivare sul circuito di Interlagos in Brasile, dove Alesi comunque in qualifica fa un ottimo risultato, si porta a casa la prima fila e la pole position proprio davanti a kartista, mentre le Ferrari si ritrovano in sesta e settima posizione, scattando dalla terza e dalla quarta fila con Lopeschi davanti a Mister X. I risultati poi di questa gara andranno a portare al gran finale a 3 di Abu Dhabi, con Lopeschi che per la prima volta dall'inizio della stagione, proprio a una gara dal termine del campionato, per la prima volta perderà la leadership della classifica. E una gara, quella di Interlagos, che ha regalato insomma emozioni intense, vibranti. Lì si è capito che ci si stava giocando qualcosa, non all'ultima gara, ma già lì si giocava molto. Sì, già la qualifica, già dalla gara scorsa Suzuka si era visto. Da lì all'improvviso, da un campionato super compatto, diventiamo io kartista Lopeschi, e anche in qualifica tutti lì. Interlagos, io ero un peletto troppo carico, c'avevo problemi a tenere dietro Leus, che nel T3 mi guadagnava l'impossibile. Lucio già aveva qualcosina in più col pieno, ma la gara si decide quando Lopeschi si gira, dopo il passo, subito dopo un sorpasso, si gira lì al secondo settore, che sbaglia lui esce, e lui lì diciamo che esce dalla lotta, cioè oltre a dietro esce dalla lotta del campionato, perché fa un errore in un momento decisivo della stagione. Quando stavamo lui primo, io kartista primo, lui secondo, mi aveva appena passato, e io terzo, che mi si gira attorno a Dino, lo evitiamo per un pelo, e lì capisco che per portarmi per casa il podio fu complicata, perché Leutz mi massacrò, quella gara mi massacrò, e lì però ancora non colsi cosa dovevo fare sulla macchina, non toccai nulla. Però fu complicato. Lucio ce n'aveva di più. La prima gara di Lucio, di solito lui in qualifica ce n'era un po' più di me, ma in passo gara sono sempre stato più forte io. In Brasile la prima gara che... cazzo.
cazzo quei tre punti di Suzuka, che mi è stato troppo permesso di arrivare a Abu Dhabi comodo secondo a spasso, e lì dico c'è da tenere occhio Lucio per Abu Dhabi, che sarà molto dura. Tu nella fase finale, diciamo il controaltare di quello che diceva Alesi, nella fase finale come sei arrivato, con che sensazioni? Ovvero Alesi arrivava che dovevi stare attento a te, ha capito che potevi essere un problema molto grande, che forse in quella fase eri il pilota più in forma. Sì, in quella fase sì, diciamo che prima di Suzuka ero un po' tra virgolette triste, perché comunque arrivavo da Monza, che avevo perso due posizioni all'ultimo giro, e quindi mi era un po' mi hanno reso un po' triste. Poi a Suzuka ho detto devo fare qualcosa, devo cambiare, ma anche solo perché per provare a vedere cosa, se si può stare un po' più avanti. E infatti, andando anche un po' più scarichi, sono riuscito alla fine di Suzuka a tenere dietro Patrick, che aveva la gomma morbida e io avevo la media, e comunque sono riuscito a stare lì a Suzuka. Poi ad Interlagos diciamo che ho tenuto quella strada lì di stare scarico, però alla fine della gara ne avevo un po' meno, infatti avevo un po' la gomma un po' più finita rispetto a Alesi, infatti lui mi ha ripreso un po', però sono riuscito a finire la gara. E poi lì, ad Abu Dhabi invece, diciamo che mi ero un po' scoperto, perché io pensavo che Alesi, anche solo Patrick, facessero un po' qualcosa in più con l'assetto, no? Andassero un po' più scarichi come me, e invece alla fine no. Diciamo che anche per me è stato un adattamento a queste ali scariche, perché io non vado mai così, non sono mai andato così scarico, e mi sono dovuto anche io adattare, e con l'allenamento e tutto sono riuscito anche un po' ad adattarmi. Mentre l'ultimo contraltare è quello di casa Ferrari, che aria tirava in queste ultime gare, perché soprattutto dal lato di Lopeschi c'era stato uno sprint nella fase finale di stagione, un grande miglioramento soprattutto in qualifica, dove riuscivi a stare più vicino ai tuoi diretti inseguitori. Però ecco, appunto, esci da Interlagos con una gara al termine e per la prima volta perdi la leadership della classifica. Sì, beh, come ha detto Alesi, diciamo che da un certo punto in poi c'è stato un cambio di passo da parte, diciamo, di tutti e tre, quindi diciamo che se non stavi lì e non era tutto perfetto, perdevi tanti punti, perché gli altri giustamente non perdevano occasione, almeno per quanto riguarda me. Sì, tanta sfortuna, anche diversi errori miei, perché lì in Brasile per esempio avevo fatto una gara praticamente perfetta fino a dopo aver passato Alesi. Lì ho forzato più di quanto avessi forzato fino a quel momento per cercare di staccarlo, perché volevo cercare di non portarmelo dietro, nel cercare di andare a riprendere Cartista, e l'ho persa, tra l'altro in un modo che ad oggi ancora non ho ben compreso, però perché diciamo che c'è stato... Sì, mi è partita in maniera molto, molto strana, cioè come se fosse partito il posteriore di slancio, una volta impostata, e dietro, io infatti lì per lì la sensazione era stata quasi come se mi avessero tamponato, perché la macchina mi è proprio, ci ho avuto una sensazione come se mi fossero venuti addosso, però in realtà no, cioè anche guardando, diciamo, no, il replay, sì, visto che ti salva gli highlights, no? Sì, sì. Cioè, ho fatto tutto da solo, però non ho capito come. E, vabbè, lì ovviamente è un peccato, perché se fossi arrivato anche secondo, sicuramente Abu Dhabi sarebbe stata una gara molto diversa. E niente, poi io penso di aver dato tutto quello che potevo. Cioè, non credo che umanamente fosse possibile, perché ho visto... prima Gilles che scherzava sulla mancanza di voce. Bravo, hai recuperato qualcosa che dovevo dire, l'hai recuperata tu. Esatto, e io personalmente, quando sono arrivato alle ultime gare, quindi Brasile, Giappone, cioè lì non ci ho mai creduto per tutto l'anno. Quando sono arrivato più o meno verso Giappone ci ho iniziato a credere,
ma non cioè, per assurdo c'avevo pochissimi punti, quindi in termini di vantaggio sugli altri non era come all'inizio, però mancavano poche gare, quindi c'era la possibilità se qualcosa girava nel verso giusto, no? E lì ovviamente quello che potevo fare io era allenarmi al massimo possibile, e cioè Ernesto lo sa, cioè il gioco l'ho consumato, cioè penso che a Abu Dhabi lascia stare proprio una roba che quello che ho potuto combinare per allenarmi ad Abu Dhabi è stato imbarazzante. Però ecco, arrivo a Abu Dhabi, faccio un passo che reputo di tutto rispetto e il cartista comunque è stato davanti, e ad Abu Dhabi non c'ho molto poco da recriminare, quindi se fossi arrivato davanti io avrei vinto io, è arrivato davanti lui, quindi per me lì se l'è meritata. Però ecco, devo dire, io dal mio punto di vista quello che potevo fare ho dato tutto, come feci nel 2018, anche quest'anno ce l'ho messa tutta, ma purtroppo non si sta da soli in pista, quindi non dipende solo da noi. E quindi si arriva all'ultimo capitolo, alla lotta 3 di Abu Dhabi. Vai Ernesto, vai. Però in Brasile Ferrari vince i costruttori. Bravissimo. Matematico. Vero. Quindi nazionale dichiarato all'inizio, vince il costruttore. Esatto. Almeno quello. Dichiarato tra di noi, perché nessuno lo sapeva. Vabbè, ma gli obiettivi sono aziendali, l'obiettivo è interno. I titoli fanno i giornalisti. E dicevo, si arriva anzi, ragazzi, e questo è come il calcio, chi vince ha sempre ragione, poi c'ha ragione anche Mourinho che non sempre vincono i migliori, però su 18 gare è difficile, sulla competizione tipo il mondiale potrebbe anche capitare, ma sul campionato è raro che non vincono i migliori. Detto questo, si arriva all'ultima gara e a questo punto vado a riprendere il ragionamento che stava facendo Alberto prima, ovvero che cartista stava salendo a livello di qualità di prestazione. È squillato un po' il campanello di allarme ad Abu Dhabi quando in qualifica cartista ha dato mezzo secondo a tutti in Red Bull? Ti ha suonato il campanello? Che è un distacco quasi guarda, mai visto, cioè nel senso è stato un distacco mai visto, sì. Tempo clamoroso. Io avevo provato in settimana, ma non avevo trovato la quadra sul setup. Cioè, c'avevo il primo settore che non curva 2-3, ma poi dopo con Lucio siamo parlati dopo gara, non riuscivo a trovarci la quadra. Quando ho visto sta un po', mi pare sembra 23-2. Qualifica, dicono. È finita, è stato bello, peccato per tutti i punti buttati prima, però no. Sapevo che era finita lì. Ho visto le velocità che si aveva fatto in qualifica, dico qua avevo andato con le ali scariche pure qua, questo ha trovato qualcosa, io sono rimasto plafonato con i miei assetti di prima, lo sapevo che era finita dopo la qualifica. E niente, in gara infatti partirono lui e Lorenzo, che Lorenzo si vedeva c'era un bel passo pure. Io mi staccai col fatto che ero più carico, conservai più le gomme, quindi andrai a 5 secondi, poi mi plafonai lì e poi decisi di allungare la sosta, dico vediamo se esce una safety in modo di scombinare con la strategia, allungai fino alle gomme ormai arrivate al 65%, mi fermo, safety car, giro, monto la strategia opposta di quella del cartista perché vedevo che cioè con quella situazione di classifica dovevo arrivare davanti a lui per il distacco che c'avevo, quindi per arrivare davanti a lui dovevo fare una strategia opposta alla sua, la scontata era media hard, dovevo fare media, che succede? Entra safety car il giro dopo che ho pittato, poi ne rientra un'altra dopo tre giri, quindi la mia media mi saluta, ce n'ho più dei cartisti perché c'è una mescola di vantaggio, ma con le ali così non riesco a passarlo e non riesco nemmeno a dargli fastidio, non gli posso fare niente, ma diciamo che mi ero messo il cuore in pace dopo la qualifica perché tanto l'avevo capito, ci sono arrivato troppo tardi. Vabbè, infatti è andata così. Durante la gara abbiamo visto te e Lopeschi alternarvi nel ruolo di principale inseguitore di cartista, con Lopeschi che lo ha praticamente inseguito per tutta la prima metà di gara senza mai riuscire ad attaccare, e te fare altrettanto dopo, che anche in telecronaca, me lo ricordo in quel momento in presa diretta, mi ha dato subito la sensazione di un pilota che era davanti, era inseguito, ma era in controllo, cioè ne aveva per
poter mantenere quella posizione quasi senza mai essere attaccato, nonostante l'utilizzo del DRS prima di Lopeschi e dopo tuo. Non so, Lorenzo. Invece che il DRS Red Bull, c'è il DRS Ferrari. Diciamola così. Sì, no, ci stavano loro davanti. Poi dopo mi sono messo lì e non riuscivo a riprendere. Cioè, stavo fisso sui fino a fine gara, tutto lo stint finale dopo la safety car. Se non ricordo male, c'è una safety car o una virtual qualcosa. E io decisi di fermarmi e Cartista no, se non ricordo male. Cartista, se non ricordo male, era con Leard, lui e Patrick. Sì, adesso sì. Stiamo vedendo le immagini. Io decisi di fermarmi per mettere la media. E persi quindi qualche posizione, perché comunque se no in quel momento ero secondo. E magari, non lo so, potrebbe essere un errore, come no. Cioè, sapevo che ne avevo di più, quindi comunque che l'avrei recuperata la seconda posizione. E l'idea era cercare di sfruttare una mescola più vantaggiosa per che mi avrebbe comunque portato alla fine. Che l'avevo... Purtroppo Luca è esploso il quartiere, è esplosa la luce del quartiere di Luca, quindi non so se lo ritroveremo in diretta. Quindi a questo punto andiamo verso la conclusione di questa serata. Eravamo rimasti dove? A Lucio, ah, che deve descrivere le emozioni di Abu Dhabi. Ah, le emozioni di Abu Dhabi, Lucio, allora. E allora, diciamo che in qualifica è partita molto bene, subito dal primo giro ho preso confidenza un po' con la macchina, e poi un secondo giro che doveva andare meglio, solo che nella penultima curva l'ho stampata praticamente, l'ho messa a muro e va bene così. Poi ho visto che Patrick partiva secondo, allora ho detto ma magari la scelta delle ali scariche forse questa volta era azzeccata, e solo che poi tenta un po' un attacco in curva 1 e diciamo che mi sembra che si gira, e da lì poi ha perso un po', diciamo un po', doveva essere un po' lo scudiero di Alberto, ma diciamo che si è giocato lì un po' in curva 1, e poi lì è solo stato un passo gara, e poi quando a metà gara c'è stata la safety car, lì ero indeciso, ero molto indeciso perché volevo montare le medie, però poi se faceva Lorenzo faceva l'opposto, allora ho detto tengo le hard, e lì diciamo che poi dopo che c'è stato Alesi dietro di me mi ha spinto anche tanto, perché lui ne aveva di più, è vero, ma io ho cercato di spingere perché poi Lorenzo sapevo che mi prendeva perché aveva le gomme un po' più morbide, e allora lì mi ha fatto spingere tanto e volevo tenerlo dietro apposta per non farmi fare da tappo poi dopo, magari prima che poi lui entrasse, e sono riuscito a tenerlo dietro, e poi lui ha fatto la sosta perché ero obbligato a fare la sosta montando le soft, e lì è andato tutto bene, l'ho gestita fino alla fine della gara e è andata bene così. Quindi tu quando è che hai pensato davvero, detto è fatta, l'ultimo stint forse solo lì? No, gli ultimi quattro giri. Perché gli ultimi quattro giri perché ce l'avevo da un po' la hard, poi ho capito che gli ultimi 4-5 giri ho detto magari anche lui è un po' in calo di gomma Lorenzo. Allora da lì ho detto ok, la posso gestire meglio, perché io sapevo che quando tirava giù, se fosse andato sotto il secondo ero fregato in pieno, perché anche lui non era tanto carico di ali, quindi era, mi poteva passare benissimo, e poi con la gomma più morbida faceva anche un po' la saccata migliore, trazionava meglio, quindi gli ultimi 4-5 giri ero un po' più sicuro, ho detto ok, che era ancora 2 secondi e 3 mi pare, 2-2, sì, ballavamo lì tra l'1-9 e 2-2, sì, stavamo lì. Sì, e allora lì ho detto ok, gestiamola comunque, e sempre non dormendoci, perché non si sa mai, in trazione acceleri un po' prima, la spinni e buttato la gara, quindi ho detto siamo tranquilli e portiamola un po' a casa.
allora c'è raggiunto, credo, anche Raffaele. Non so se per chi non lo sapesse, ma veramente per pochissimi, per i pochissimi non lo sapessero, Lia di Rossi. Raffaele, ci senti? Eccomi, buonasera. Ecco Raffaele, allora buonasera. Allora, caro Raffaele, un pensiero anche per la tua stagione, una stagione che ti ha visto protagonista soprattutto nella seconda parte. Sì, decisamente. Il pensiero è grande. Perché a questo punto a posteriori mi verrebbe da dire peccato, perché davvero bastava poco, ecco. Sì, sarebbe bastato provarla, almeno questo. Vabbè, è stato l'anno su F92 dove non avevo nemmeno fatto la richiesta della beta, tanto era la voglia, diciamo, di provarci, avevo saltato la pre-season, quindi no, grazie allo staff per avermi fatto correre nonostante ciò, e come detto prima, grazie perché è la sintesi della stagione, perché è mancata tantissimo in questo mese, anche due ormai da quando sono finiti i campionati più o meno, e c'è sicuramente voglia di cominciare la prossima, anche l'introduzione del precision drive per il pad sarà interessante, perché avevo sempre avuto difficoltà nel corso di questa stagione, avevo sempre detto aspettiamo dopo il Giappone, perché lo snake con il pad mi è sempre stato difficile, e da lì effettivamente il campionato era andato matematicamente, poi è andato in Brasile con i vari contatti, e l'avevo già detto ad Abu Dhabi, non è che ho molto da recriminare sulla mia stagione, non sono stati punti delle wildcard tolte, o lo switch col dock a Monza con il terrore alla parabolica, ci sono stati attimi terrificanti, soprattutto per Kaisermatt, e è stata la prima parte di stagione dove effettivamente non stavo nemmeno dritto, cioè in Bahrain ho preso un punto ma continuo 5 testa coda, è stata anche una prima parte di stagione che mi ha aiutato con le varie safety car, poi un po' tutti stavamo comunque scoprendo il gioco e anche i nostri limiti, però come anche detto sempre ad Abu Dhabi nelle interviste post-gara, è stato un peccato sia per me che Ernesto non arrivare in lotto, almeno matematicamente, per la statistica, perché in tre per la storia di Fitte c'erano già arrivati, in cinque sarebbe stato bello, però vabbè, è andata così, bravi tutti, è stato molto, estremamente divertente. Sì, tra l'altro stavo vedendo anche sul Trax, che vabbè, ci aiuta, che nelle ultime 7 gare hai fatto la peggiore posizione è la quinta, quindi hai fatto 4 podi e 2 quarti posti, mentre le prime 7-8 gare è stato difficile trovarti proprio tra i primi 6, quindi proprio una seconda parte di stagione l'unico disastro è stato Ungheria, che l'ho spinnata e la prima curva in maniera inutile, con Ernesto potevo entrare nella top 5, poi le penali da post gara, insomma anche quelli erano punti comodi, però è stata la prima parte dove non c'era proprio allenamento. Dal Portogallo abbiamo cominciato ad allenarci ogni tanto in qualifica, ogni tanto sul passo gara, però ecco, anche girare con le Alfa Tauri, nel 2021 le Alfa Tauri, con le Ferrari quelle poche volte riuscire a trovarci, però ecco, è stato divertente tornare ad allenarci, a ridere in Olanda, nonostante le temperature al massimo che le avevo alzate per la qualifica sul bagnato, e quindi avevo già tipo le temperature di 105 dopo 5 giri, è stato bello battagliare, avere un minimo di controllo sul veicolo e battagliare con tutti. Cioè, quest'anno anche con Scarso Nico, ragazzi che non hanno finito la stagione, con Giuseppe Federico, una lotta per 20 giri a Silverstone sui decimi. E solo un ragazzo che ha fatto le prime gare, ecco, non ho avuto Satu, ecco, solo con lui non ho potuto battagliare, confrontarmi, per il resto è stato divertentissimo con tutti. A proposito di questa, e poi che andiamo ai saluti, di quest'ultima frase di Raffaele, è stato divertente con tutti. Voi avete fatto, tutti voi che siete presenti in questa chat, ormai tanti campionati, anche della Pro, credo. Qual è il posto che date a questa edizione? Avete anche una buona memoria storica. Mi sembra che siamo ora, non vorrei dire una sciocchezza. Dovrebbe essere stata l'11ª edizione della Pro League, se non ricordo male, se non... Sì. Che posto date? Partiamo magari da Lucio. Che voto dai? Che tipo di... Hai anche fatto anche le 3 stagioni in Pro. Che tipo di... Ti è piaciuta questa stagione? Che voto dai a questa stagione? Come ti è sembrato un campionato divertente ed equilibrato, direi? Che dici?
paragonato ad altri anni che tu hai comunque affrontato, a parte l'anno in Master, poi mi da, dal 2018 per me lo metterei personalmente al primo posto, perché comunque allora è stato un anno dove praticamente ho trovato nella mia categoria tutti i piloti con cui volevo correre, ovvero Lorenzo, che quando nel 2018 era in prime, poi Alesi e Mister X, che all'inizio abbiamo iniziato già dall'inizio a correre assieme, poi Hiroshi invece era nella 50 ma è venuto nella 100, e diciamo che è mancato forse Flaminio, che giustamente poi è passato in Master, però diciamo che il cerchio di piloti cioè, sono rimasto molto contento, perché comunque l'esperienza c'è. E mi è piaciuto davvero quest'anno correre con loro e anche ovviamente con tutti gli altri piloti della Pro League. Prossimo, a questo punto, che tipo di puntini di sospensione, di categoria, di campionato ti aspetta? Il prossimo, non ti ho sentito, Andre. Sì, il prossimo anno. Il prossimo anno, sì, il prossimo anno. Che tipo di impegno, chiaramente compatibile con quelli personali? Il prossimo anno un impegno maggiore, vedremo cosa riuscirò a tirare fuori. Sicuramente mi dovrò anche allenare di più, e dai, vediamo. Comunque l'obiettivo è sempre divertirsi e cercare di stare più vicino ai piloti davanti, qualsiasi essi siano. Chiunque essi siano. Sì. Esatto. Ok, grazie. Allora, Alberto, invece, la tua sesta pro, quante pro hai fatto, Alberto? Io ho fatto 15, 18, 19, 20, 21, 22. La sesta questa è stata. Tra l'altro hai debuttato in pro nel 2014 in Caterham, Brasile. Vedo qua. Ma ho fatto una gara, penso, no? Sì, 2000, 2000, no, 2014 con la Caterham. No, 2014 no. 2013, sì, sì, sì. Con F1 2013, sì. Sì, sì, sì. Qual è, che posto dai questa pro? Allora, come qualità e come divertimento, a parte il finale amaro, direi che è stata la vera Pro League. Questa la posso paragonare a quella del 2000, allora 21 c'era Fabio Surname, quindi non potesto, 20 c'era Rayman, peggio ancora, 2019 quando c'era quel campionato che ha vinto Emazio. È fino al 2019. Come qualità, come qualità, però più esperta. Questa era bella perché si poteva correre bene, a parte c'era qualcuno che veniva dal 50, Bopoz Luca che c'era, perché veniva dal 50, si doveva un attimo ambientare, però eravamo tutti piloti esperti, quindi avevamo i chilometri sulle spalle, quindi grossi errori non c'è stati mai, belle letture, belle gare, cioè belle gare. Un po' troppo safety car, ma quello di peso dal gioco, che è un po' snaturato qualche gara, che era... sì, quando sono troppe dopo non vanno bene. Però è un campionato che rifarei volentieri con tutti quanti, perché parte i caratteri, ma il bello è stato pure che c'erano caratteri diversi, c'era chi era più simpatici, meno simpatici, ma era bello perché c'era competizione, perché dopo troppo amici non va bene, perché dopo non c'è competizione e non ti fai le entrate. C'era il rispetto giusto, quindi è stato un piacere lottare con Lorenzo, che ci confrontava dopo gara, con Lucio, nonostante da rivali, ma in pista ce le davamo, con i Rossi, con Long, con Ernesto, abbiamo fatto i giri appaiati, rivali, ma sempre dopo la gara, bellissimi post, e un campionato che rifarei volentieri. Dico, con peccato qualcuno che è mancato, tipo il Sevo, gente gradata un po' su, con due o tre piloti che hanno più di 50 gare sulle spalle, che hanno più di tre stagioni sulle spalle, lo rifarei volentieri con questa formazione. Okay, ma proprio tutti, diciamo, ma proprio tutti.
veramente davvero. Quindi, c'è Patrick a tempo pieno, quindi sarebbe, io la farei un po' in gola per l'anno prossimo, la rivincita, ma perché sarebbe divertente. Ok, quindi autocandidatura di Alessi su F1 no, per tu, no, ma per tutti, io candido tutti, tutto il pacchetto come posso. Parte Sato, ah. Che ha sparito. Okay. Povero Sato. No, okay, vabbè, allora invece... come parla. Lorenzo, tu hai fatto una stagione l'anno scorso, è stata la prima di fatto da pilota titolare. Quest'anno però è stata diversa, è stato prestazioni diverse. Vabbè, L'anno scorso c'era da prendere mano col 100. Principalmente il mio problema è che al 100 verso metà gara esaurisco il mio quantitativo di concentrazione massimo di cui posso disporre. Quindi l'anno scorso, vabbè, diciamo poi il campionato era abbastanza deciso, quindi non è che ci giocassimo nulla. Quest'anno, anche con l'esperienza, diciamo, siamo riusciti a sopravvivere alle gare, ecco, in maniera un pochino più tranquilla. Quindi sicuramente è questa cosa del dire che uno deve fare l'esperienza al 100 è vera. Cioè, se sei abituato a correre al 50, passare al 100 ci vuole un po' prima che, almeno per quanto quella è stata la mia esperienza, ci vuole un po' prima che inizi a prenderci le misure. Però una volta che ce l'hai prese, quando torni a correre al 50 ti sembra che le gare finiscano subito. Cioè, dico, ma è già finita, cioè, perché sì. Siamo partiti adesso. È vero, è vero. Sottoscrivo in pieno le parole di Alberto relative, insomma, un po' a tutta la categoria, perché quest'anno non ho memoria di episodi. Sì, per carità, ci sono stati contatti, cioè, situazioni, però diciamo... È la norma, dai. Penso che... Sì, cioè, con tutti ci siamo trovati bene, cioè anche a fronte delle situazioni magari brutte in pista che sono successe, comunque poi c'è stato un chiarimento, c'è un tentativo di comprensione l'uno dell'altro, insomma, poi è ovvio che se ci stanno anche dietro interessi di scuderia o di campionato è normale che si facciano certe scelte che altre in termini di dispute, diciamo, però a parte quello, umanamente parlando, siamo trovati bene con tutti. E in pista massimo rispetto sempre, ovviamente correttezza eccetera, quindi a parte qualcuno che magari è ancora un pochino troppo esuberante e magari, che ne so, rompe l'ala e rimane in mezzo a disturbare quando poi a fine giro vai box, però queste sono quelle cose che quando poi maturi l'esperienza magari eviti di creare pericoli agli altri e a te stesso facendo certe cose. Però è così, io ci metterei la firma a rifarla, perché diciamo che al netto il gioco dell'anno prossimo sarà molto diverso, quindi bisognerà vedere un po' chi si adatterà meglio e chi peggio, però cioè, diciamo che con questa griglia ci possiamo divertire, che poi non significa giocasse per forza il campionato, ma comunque sai che se ti alleni ti diverti, perché poi in pista c'hai qualcuno con cui battagliare, perché poi che non sia Alesi, che sia Long, diciamo, che sia Rafa, puoi battagliare, ecco, diciamo, sì capito, cioè comunque eravamo tutti più o meno lì, quindi anche quando andava storta una gara oppure una pista che non ti piaceva, comunque magari non battagliavi per la prima posizione, battagliavi per la quinta, magari battagliavi per la decima, però comunque stavi con qualcuno che più o meno c'era il passo tuo, in pista ti divertivi, facevi qualcosa, capito? Se no ti trovavi, cioè come ci è capitato l'anno scorso con Ernesto, che stavamo lì io e lui a fare il trenino da soli perché non c'avevamo il passo che c'avevano altri, e quando poi ti trovi che stai dodicesimo, cioè non c'hai manco tutto sto stimolo durante l'anno ad al massimo allenarti e migliorare, capito? Quello è importante, perché se no durante tutto l'anno invece migliora peggiori, e a fine anno, se all'inizio stavi a un secondo, a fine anno stai a 2,5 secondi agli altri. Certo. No. Perfetto, Raffaele, grazie. Lorenzo, Raffaele, abbiamo parlato prima con te. Mi sembra che tu invece due edizioni anche per te complete di Pro League, se non vedo male. Sì, questa dopo l'anno di pausa, questa è la seconda edizione di Pro.
per la storia della Pro, personalmente credo che questa, è vero, ognuno insomma ha le sue preferenze, però se la può battagliare con quella del 2016. Io, tranne quella 2012-2013, le altre o le ho montate o le ho viste tutte, quindi non è stata brutta in realtà nemmeno quella dell'anno scorso, eccetto Fabio per la vittoria, tutti quanti potevamo andare a podio dei piloti partenti. Quest'anno dopo Miami lo dissi che ognuno poteva vincere una gara, perché c'erano talmente tante carte in gioco e variabili che potevano accadere, quindi credo sia stata un'ottima stagione per la Pro, anche per l'organizzazione, gli innesti con le wildcard, in particolar modo Patrick ha stimolato tutta quanta la griglia a dare il meglio, quindi anche Stefano Marte è stato più che positivo come ingresso, anche quindi... i piloti delle retrovie che comunque sì, assolutamente dispiace, ma che Pier Giovani si sia potuto togliere qualche sfizio, ha dimostrato una buona velocità a inizio gara, però non arrivava mai al risultato finale, lo stesso Giuseppe Federico e come detto Satu, Pozzo, che si è dovuto ritirare, quindi gli stimoli ci sono stati tutti. Personalmente la stagione migliore, però ecco, rimane almeno per me in generale il 2016, perché la Formula Open si faceva, no? E adesso tutti che arrivano, questi giovanotti che arrivano, voglio correre subito, dovevi fatigarti, lo dovevi sudare il posto, io non ho potuto correre la Prime e quindi sì, dai, credo sia stata assolutamente positiva, ecco, sia sì, per l'organizzazione che dopo. Sì, anche in termini di statistica di piloti è stata comunque griglia che, vabbè, anche col discorso delle sostituzioni, comunque è stato tutto sommato, un campionato che è andato al termine in maniera abbastanza tranquilla, nel senso ci sono state edizioni peggiori anche da quel punto di vista, direi. Sì, magari eravamo rimasti in una decina in alcune gare, però tutti e 10 volevano correrla, non c'è quello che dice, vabbè sì dai, oggi mi collego, la schianto la prima curva, quindi sì, esatto, alcune è capitato anche a me, quindi sì, no, infatti. Mentre Ernesto, tu invece, anche tu tanta esperienza per la Pro League, che tipo di, ne hai viste tante? Questa era la quarta che facevo. Dove la metti questa Pro League? Esatto, un filino sotto alla 2016. Quella del 2016. Avevamo avuto, forse Raffaele può correggere, 9 vincitori nelle prime 9 gare. 9 vincitori diversi nelle prime 9 gare. Erano 9 in totale, 7 nelle prime 7. Ecco. Abbiamo, cioè, vedendo la griglia di partenza di quest'anno della Pro, potevamo fare 9 su 9, ma pure 18 su 18, eravamo in 18 in gara. Eravamo veramente tutti sullo stesso livello, bastava un minimo errore e ti trovavi in fondo al gruppo. Come potevi azzeccare la gara del secolo, staccavi tutti, ma non più di 2 secondi, tu pensavi che vincevi una gara di 30 secondi facilmente. Eravamo in gara, molto vicini nel passo. Sì, come passi eravamo molto, molto, molto uguali. Più della metà gruppo, cioè eravamo veramente tutti attaccati. Sì. E poi, forse sarà perché l'età media della categoria era più verso i 30 che verso i 18, invece di 16. Però c'era molto, molto rispetto in pista. Cioè, ci sono state toccate, rotture di ali, però nel post-gara c'è mai stato un commento fuori dalle righe. Si parlava, si discuteva, si confrontava. Addirittura ci si dava consigli. Mi ricordo le prime gare con Pozzo Luca che si diceva che lui veniva dal 50, gli diceva guarda tu al 100, se riesci a togliere a non fare una sosta in più è meglio, quindi usa la dura, non usa la morbida. Ci si è aiutati inizio anno, durante tutto l'anno. E questo è stato il vero spirito che comunque ti ha fatto andare avanti per tutto il campionato, tralasciando i vari innesti che ci sono stati, apparizioni sporadiche di alcuni piloti che giustamente sono stati provati e non erano da pro, dovevano andare in master, quindi segna Andrei, segna lascio il lavoro a Marco e poi faccio le carte, vabbè, però ci siamo divertiti tutti,
dalla prima all'ultima gara. Tant'è che io sono arrivato finito, morto alla fine del campionato, cioè non c'avevo proprio più voglia di mettermi avanti. No, è stato un... poi vabbè, anche farò un piccolo commento, ma sono totalmente d'accordo su questa edizione, che comunque è stata molto interessante, ha coinvolto tantissimi piloti fino all'ultima gara, al di là che poi se lo giocavano in tre alla fine, però... In realtà c'è stato un interesse generale per tutte, diciamo, per fino alla fine del campionato, è vero. Metti già che loro tre giocavano il campionato, poi mettici i rispettivi compagni di squadra che provavano in tutti i modi a dare una mano a loro, a dare un aiuto. E quindi già erano sei che comunque dalla prima all'ultima gara si sono dovuti impegnare allo stretto. Sì. Poi mettici... che è arrivato Raffaele a scoppio ritardato, quindi si è allenato le prime nove gare, le ultime nove gare andava da Dio. Andrea, vabbè, lasciamo stare, Andrea è morto, come lo vedi adesso sul letto, era già morto quando abbiamo iniziato in Bahrain. Ah, vabbè, a parte questo, stavamo tutti... Beh, è stata bella, tosta, sono arrivato alla fine, che non avevo più voglia di vedere Formula 1. Infatti. Grazie Ernesto, e passiamo, andiamo a svegliare a questo punto Andrea, ci sei? Sì, ci sono, stavo seguendo. Allora, Andrea, due stagioni per te in Pro League invece mi sembra, no? L'anno scorso è stato una prepista, perché diciamo l'anno scorso è stata, ecco sì, una prepista, quest'anno direi meglio, ma come ti sei trovato a livello dei risultati personali, come clima di categoria, come tipo di... Allora. In generale, ecco. A livello di risultati personali, come dicevo prima, magari all'inizio dicevo, vabbè, siamo lì vicino, ce la giochiamo, forse è quello che è stata un po' la mia croce, l'avevo detto anche all'inizio, all'intervista di fine anno, probabilmente non aver vinto magari una gara all'inizio della stagione mi ha poi fatto capire, cioè mi ha poi messo come obiettivo devo vincere sta maledetta gara, e questo ovviamente per il campionato non va bene. Poi a livello generale è stata una pro che mi ha ricordato tanto il feeling e soprattutto la competitività che c'era nella Prime 2020, ovviamente passi differenti, però anche nella Prime 2020, avendo l'esperienza della Prime 2020, c'erano nove piloti che si giocavano la vittoria ogni gara, tantissime variabili all'interno del campionato, e quindi è stato molto molto bello. E speriamo, ecco, che l'anno prossimo il gioco sia, non dico tanto diverso, ma un pochettino, non tanto, perché sennò poi succede come nel 2021. Però mi sono divertito tantissimo, perché come dicevo prima, arrivare alla gara sapendo che un decimo in più, un decimo in meno ti puoi pregiudicare sicuramente la pole position, e poi magari con un decimo in più sul tempo ti ritrovavi direttamente ottavo, e quindi dava un gusto alle gare che faceva, che è difficile, ecco, ritrovarlo, perché veramente avere tanti piloti così competitivi che ti possono vincere una gara, che ti possono portare un livello di competitività così, è veramente difficile, e in più là davanti c'era una correttezza che faceva veramente veramente invidia a tanti campionati, e quindi è stato molto molto bello far parte di questo campionato, di questa griglia. Tra l'altro ci siamo tolti diverse soddisfazioni, sia da team sia personali, quindi è stato veramente molto molto bello. Se non ci fosse stato magari il doppio podio di Monza, sarebbe stato un filo diverso, un filo meno romantico,
vabbè, diciamo che se lo, che Portimao, diciamo, l'abbiamo mezza. Sì, i grandi piangono su Portimao. Ok, perfetto. Mi sembra che a questo punto ci siamo. Dobbiamo fare le conclusioni. Abbiamo fatto un bel po' di chiacchiere. Un recap. Dopo per fare tutti gli auguri a J-Sport. Non è ancora mezz'ora. Ah, è vero! Auguri! Tra l'altro, giovedì ci sarà l'ultimo recap rewind, come lo chiamiamo noi, della, chiaramente della Master League, quindi mi raccomando, seguiteci giovedì 8, perché poi ci avviciniamo di gran carriera al 12 giugno, al 13 giugno di fatto, con la sera. Dove ci sarà Mark? Dove ci sarà Mark? Dove ci sarà Mark? Come no? È scappato con la cassa? No! No, Mark ci sarà, state tranquilli, ci sarà. Ci sarà Mark e si aprirà la stagione, o meglio, le prime social su F1 23, quindi ci divertiremo tantissimo, sarà molto interessante vedere, chiaramente a titolo puramente di interesse, diciamo, come dire, giusto per vedere come va il gioco inizialmente, per vedere quindi le prime live, le prime dirette con noi. Quindi direi che abbiamo concluso. Luca è rimasto al buio, quindi lo salutiamo, perché mi sembra che, guarda, per questa sera è rimasto senza luce. No, Luca ha recuperato la luce, solo che adesso è andato a dormire, quindi comunque al buio. Esatto, ha fatto un comunque al buio, è rimasto al buio. Allora, l'ingresso a questo punto, vabbè, chiudiamo ora e faccio, diciamo, da sostituisco Luca anche nel, diciamo, nella chiusura di questa live, ringraziando in primis Simone. Simone, buonanotte, grazie. Grazie a voi, ragazzi, buonanotte a voi. Poi chiaramente ringraziamo tutti i piloti che hanno partecipato stasera, quindi Lucio, Alberto, Lorenzo, Raffaele, Ernesto ed Andrea. Ragazzi, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci vediamo tra qualche giorno su F1 23. Riscaldati i volanti, i motori, riscaldati i volanti. A settembre. Andiamo al mare, che riscaldiamo il volante. Andiamo al mare tutti quanti. Lorenzo già ci fa vedere, diciamo, che punto è lì. Lorenzo l'ha sfasciato il volante l'anno scorso. Attenzione, grazie al welfare a spendere 600 euro adesso un attimo in un volante nuovo. Vabbè, allora, a questo punto ringraziamo chiaramente anche chi ci ha seguito, quindi Gil, Gallians e gli altri ragazzi che ci hanno, Riccardo, vedo anche che ci hanno seguito. Ci vediamo giovedì prossimo, mi raccomando, seguiteci per la Master, va bene? Dove ritroveremo quindi i vari Jacopo, Luigi e gli altri piloti della Master League. Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao. Buonanotte.